Le mie diapositive? Sì, Sì. ok. Allora, io in realtà, diciamo, durante la giornata faremo anche diverse pause, quindi cercheremo, diciamo, di rendere questa giornata insieme non troppo pesante. Volevo passare però con voi un po', diciamo, fare un po' un excursus di tutti i moduli che troverete all'interno dello strand parità di genere, che va dall'11° modulo al 20° all'interno del kit che vi sarà, diciamo, dato a disposizione. All'interno, diciamo, di questi moduli ci saranno differenti paragrafi, alcuni dei quali volevo un po' vederli insieme. All'interno dei moduli troverete un paragrafo, nozioni essenziali per l'insegnante, che vuole essere un po' una panoramica, diciamo, teorica, con qualche anche dato statistico rispetto all'argomento trattato all'interno del modulo specifico, sia quello di base che quello di consolidamento. È ovviamente una sintesi. All'interno poi del paragrafo ci saranno ulteriori link di approfondimento, sia insomma una sitografia, ma anche una bibliografia o degli ulteriori stimoli, diciamo, audiovisivi che potete utilizzare per approfondire appunto la tematica. Quindi è un po' una panoramica che in qualche modo introduce alla tematica oggetto dello specifico modulo. Rispetto alla metodologia, quello che si vuole creare attraverso le attività strutturate all'interno del modulo è un po' una partecipazione da parte dei ragazzi. L'idea è un po' quella di partire da che cosa sanno loro di quella tematica, quali sono le loro idee rispetto a quell'argomento, poterlo sperimentare attraverso un'attivazione e poi insieme riflettere su che cosa è accaduto, dando appunto a loro poi degli stimoli e delle informazioni successive. Per cui troverete all'interno del modulo molte domande stimolo, molti momenti di circle time, di brainstorming, in modo tale da appunto facilitare la condivisione e la circolarità tra le informazioni che hanno pregresse rispetto appunto all'argomento. Il kit non vuole essere, diciamo, prescrittivo. È altamente adattabile, quindi vuole un po' dare uno stimolo, un input ai docenti, ma che voi sentiatevi insomma liberi di poterlo completamente anche stravolgere, nel senso che ci sono degli allegati, ci sono degli approfondimenti, potete alleggerire il kit, i moduli. Li potete integrare con altre eventualmente informazioni che man mano possono per esempio venire fuori, tutta per esempio la parte anche dell'Afghanistan che sta succedendo in questo momento, per esempio all'interno del kit non lo troverete in quanto è stato strutturato precedentemente, per cui se poi succedono delle, insomma, delle informazioni, delle situazioni nel mondo, in Italia, che pensiate possa essere utile per raggiungere l'obiettivo, sentitevi liberi di modificarlo. Ovviamente tarato su una tempistica, è chiaro che in base alla partecipazione dei ragazzi questa tempistica può variare, per cui anche in quel caso può essere ridotto attraverso insomma, una serie di modifiche fatte al kit. Per cui sentitevi libero, diciamo, di modificarlo insomma, quanto e come ritenete opportuno fare. All'interno del sottoparagrafo spazio e setting, in realtà è stato immaginato una doppia versione, una modalità, diciamo, di fruizione dei moduli in presenza, che è quello che ci auguriamo tutti. Lì dove però ci dovessero essere delle difficoltà e quindi si dovesse tornare ad una didattica a distanza, all'interno del kit troverete anche eventualmente degli stimoli e delle, diciamo, modificazioni per poter permettere di poterlo utilizzare anche online. Come vi dicevo prima, la tempistica è tarata su una lezione di 50 minuti, quindi c'è un momento preparatorio, le attività principali di 25 minuti e poi eventualmente una chiusura. Come dicevo prima, immaginate che la partecipazione dei ragazzi può variare ovviamente la tempistica dell'attività, quindi eventualmente anche per esempio delle attività immaginate in chiusura possono essere date per esempio come compito a casa o per esempio la condivisione e la riflessione finale, alcune domande possono essere in qualche modo date come compito a casa. È stato introdotto quest'anno per il primo anno il paragrafo per il prossimo modulo, questo per permettere ai docenti in qualche modo di arrivare al modulo, diciamo, della giornata preparati con il materiale.
Ad esempio, se eventualmente c'è la necessità di fare o c'è un'attivazione che prevede il collage, è chiaro che è necessario poter avere delle riviste preparate, insomma, in precedenza, colla, insomma, e altro. Per cui l'idea è quella poi di dare all'insegnante, al termine del precedente modulo, già che cosa servirà per il modulo successivo, in modo tale da dare il tempo anche di preparazione. In tutti i moduli troverete il decalogo dell'uguaglianza di genere. Il decalogo vuole essere un po', diciamo, il filo conduttore tra tutti i moduli, che ovviamente è la parità di genere come tematica. L'idea è quello che alla fine di ogni modulo, quindi troverete 10 spazi, i ragazzi possano creare uno slogan, una frase, un motto della giornata rispetto a quella tematica affrontata durante il modulo e poterla inserire all'interno di questo decalogo. Quindi utilizzerete sempre lo stesso strumento, per quanto poi all'interno degli allegati vi sarà ridato, però in realtà l'idea è quello di utilizzare sempre lo stesso e quindi aggiungere man mano che si procede con i moduli i vari motti che i ragazzi in qualche modo struttureranno per avere alla fine dei 10 moduli questo decalogo che può essere insomma in qualche modo appeso nell'aula, appeso nella scuola, un po' anche a memoria del progetto fatto insieme. Non so se ci sono domande su questo. No, ora non so se è presto per chiedere, può darsi, ancora siamo solo all'inizio, ma questi moduli Sì. ce li dovremo suddividere tra insegnanti nel corso dell'anno? Allora, questa è una domanda forse che non so come verranno strutturati poi nella con la specifica classe. È una domanda a cui, sai, non so dirti poi come Scusate. verranno. Volevo un attimino intervenire. Io credo che in sede di consiglio di classe un pochino ce li dovremo suddividere, anche Ecco. perché è corposa cioè 30 ore cioè di attività, e cioè mi sembrerebbe giusto. Noi infatti abbiamo già un po', nel nostro istituto abbiamo già un po' parlato di questo, ora dovremo deciderlo in sede di consiglio. In pratica i colleghi, ecco, insomma, sono a conoscenza perché poi, tra l'altro, non tutti stamattina hanno partecipato, ma insomma noi forniremo il materiale. Noi ce li dividiamo, ecco, in base un po' anche ad agganci Con alla la nostra propria grafa, disciplina, insomma, con la nostra programmazione per la materia, ecco, certo. capito? Noi pensavamo di fare così. Non Ora so chi vediamo l'ha come già viene. fatto gli anni passati, No, io è la prima anche volta noi. soltanto che ci siamo un pochino consultate pensando che appunto era giusto suddividere l'attività, cioè diciamo che è una cosa libera che facciamo, io credo siamo noi poi insomma liberi di organizzarci. Sì, Questo è, questo è, precisamente. era una proposta, cioè, Io l'ho fatto Magari l'anno possiamo scorso chiedere. e l'ho fatto già l'anno scorso e le 30 Infatti, ore sono state suddivise tra i colleghi, quello di italiano, cioè io di italiano ne ho prese di più. Ovviamente italiano e matematica perché abbiamo più ore durante l'anno, però insomma hanno partecipato 4-5 colleghi. sì, vi confermo, Va come bene, giustamente grazie. dicevate. Appunto, siete liberi di gestirvela come fra voi nella classe come preferite e di solito, soprattutto alle medie, viene fatto così. Quindi gli insegnanti scelgono di dividersi gli argomenti in base anche appunto alla quantità di ore, come diceva Andrea, e anche alla materia, insomma, ci sono in base ai moduli più pertinenti così. E di solito si trovano appunto bene, magari vivono anche un po' più con leggerezza il progetto. Che Altre domande rispetto a come è strutturato il kit?
io volevo chiedere, siccome ora questo progetto non siamo tanti iscritti per classe, ma se c'è qualcun altro che vuole comunque partecipare, che ci si ritrova con qualche lezione, può partecipare nell'arco dell'anno, anche se non risulta il nome, cioè io non so bene. Qui, per esempio, io in seconda F siamo in due, io e Cosetta Mori. Nell'altra seconda siamo in tre. Però se poi noi presentiamo questo progetto e qualcun altro volesse partecipare, è possibile? Volete partecipare a livello di altri docenti o altre Altri, classi? no, altri docenti Sì, docenti nella classe, è possibile, certo. Ok, Magari ci bene. comunicate, anche i nominativi se volete, anche appunto più in là nell'anno e Sì, così. perché magari poi vedendo di che si tratta, qualcuno può anche decidere insomma, di partecipare. Sì, certo, Va benvenga, bene, benvenga. Poi va tanto anche bene. se fossero interessati alla formazione, possono comunque accedere alla differita e vederlo in un secondo momento. Ok, va bene, grazie. Un'altra domanda, Grazie scusate. Un'altra domanda proprio a proposito di questo. No, la nostra scuola tutti partecipiamo, però partecipiamo in classi diverse alla formazione. Poi penso che lo stesso insegnante lavorerà sull'argomento sia in prima che in seconda o in terza, no? Certo, di sicuro Sì, sarà anche così. questo è possibile, Certo. certo. Ok. Però scusate, la formazione ora non la facciamo per la seconda, io ho anche una terza e non so se gli argomenti saranno gli stessi. No, no, gli argomenti sono differenti in terza perché ogni anno scolastico ha tre strand, infatti questa appunto è la prima giornata, poi avrete quelle altre due, e quindi sono diversi per ogni classe. E per l'appunto, se nel caso appunto di avere la doppia classe, potete comunque fruire della differita. Quindi Ecco, dobbiamo fare una richiesta perché io ho no. dei colleghi, no? Cioè, viene mandato un link, cioè. No, allora per le registrazioni, come anche per i kit, Sì? voi nei prossimi giorni potete già accedere al sito www.schoolfood.it, ve lo Sì? scrivo anche magari in chat, e da lì vi registrate, Sì? mettete la vostra classe, insomma, registrazione facile, entrate nell'area riservata a voi insegnanti. E da lì potete scaricare sia il kit con la cartella degli allegati per la classe di Sì. interesse, come diceva la signora Oppure anche Laura, anche un inserirci, paio. partecipare alla registrazione, insomma, Sì, condividere oppure guardare la registrazione. quando volete la registrazione anche della Bene. formazione di altre classi, anche se ci fossero Sì. cose che vi interessano a prescindere, insomma. Cioè tutto il materiale No, no, sarà bene, messo va lì. bene. Così lo comunichiamo. Io ho delle colleghi che mi hanno fatto questa domanda, per cui lo faccio. Grazie. Niente. Altre domande? Ok, allora diciamo che come in qualche modo è stato anticipato prima, questo strand è appunto sulla parità di genere. La parità di genere all'interno dell'Agenda 2030 è raggruppato nel quinto obiettivo, che ha l'obiettivo appunto di ridurre le diseguaglianze di genere e di favorire l'emancipazione e l'empowerment di donne e bambini. Nei 17 obiettivi dell'Agenda 2030, l'obiettivo 5 è trasversale a molti altri obiettivi dell'agenda. Questo è quindi per noi è fondamentale in qualche modo sensibilizzare su come lavorare sulla parità di genere in realtà abbia delle ricadute anche su altri obiettivi. Ad esempio, se in una famiglia mancano delle possibilità di nutrirsi adeguatamente o la famiglia non può permettersi di far accedere tutta la prole all'istruzione, è molto più probabile che siano proprio le bambine a rimanere senza cibo o a non avere un'adeguata istruzione.
Una bambina nata, per esempio, in povertà, quindi obiettivo insomma uno, difficilmente avrà nel corso della propria vita la possibilità e capacità di emergere dalla situazione appunto di povertà, restando spesso condannata a assistere un po' passivamente al perpetuarsi delle disuguaglianze, obiettivo 10. Vi do qualche dato di tanto in tanto. Sono nel mondo 4,4 milioni le bambine, le donne che in più rispetto agli uomini che vivono con meno di 2 dollari al giorno, al di sotto ovviamente del limite definito dalle Nazioni Unite. E questo non succede soltanto nei paesi in via di sviluppo, ma anche per esempio nei paesi occidentali. Negli Stati Uniti, per esempio, le donne nere, indigene americane e abitanti dell'Alaska hanno un tasso di povertà maggiore rispetto alle donne bianche e asiatiche. Nonostante, ad esempio, le giovani donne riescono a raggiungere risultati migliori sui banchi di scuola, questi tardano ad arrivare e a trasformarsi in adeguate opportunità lavorative. E lì dove riescono, con una discrepanza, una discriminazione salariale. Nel mondo, infatti, le donne guadagnano circa il 23% in meno rispetto ai colleghi uomini. Per quanto riguarda le bambine residenti nei paesi, per esempio, in via di sviluppo, più del 50% non riesce a accedere ad acqua pulita e ai servizi igienico-sanitari. Quindi insomma, vi lascio immaginare quanto questo sia complicato nei momenti, per esempio, di gravidanza. Durante per esempio i parti, aumentando ovviamente di molto il tasso di mortalità femminile. Ovviamente tutto questo, diciamo, che riguarda la salute e il lavoro, ha anche, diciamo, un parallelo all'interno del contesto di vita familiare, quindi anche e soprattutto quello che viene definito il lavoro non retribuito di cura della famiglia e dei cari. Ovviamente questo è spesso ad appannaggio quasi esclusivamente femminile. La pandemia, ovviamente 2019, ha accresciuto ulteriormente questa disparità e ci ha fatto tornare indietro di diversi anni. Volevo farvi, anche perché non posso parlare per 4 ore di seguito, quindi vi faccio vedere un video e poi eventualmente. È un po' lenta la condivisione, però ce la possiamo fare. Lo vedete? Sì. Sentite anche l'audio? No. Allora, Roberta, forse hai cliccato la spunta di attivazione L'ho dell'audio? cliccata, non so se l'ha presa, perciò chiedevo. Uh-uh. Aspetta che rifaccio la condivisione.
Adesso, entrando un po' nel vivo degli argomenti, vi Da. condivido un link. Mi Da. sentite? Visto praticamente niente, mi si è bloccata la schermata al logo iniziale, lo riguarderò in differita. Va bene, comunque tutto il materiale che vi farò vedere oggi, ovviamente insomma una parte ve lo farò vedere oggi, ma è quello del kit, quindi lo troverete anche nel kit. Vi ho perso per un attimo, mi avete sentito? Sì, materiale nel kit. Ok, quindi non mi avete più sentito. Allora, dicevo, iniziamo ad entrare nel vivo dell'argomento. L'idea è di fare un brainstorming carino su che cosa è per voi identità e genere. Quindi vi metto, se riesco, eccolo, nella chat un link dove potete inserire tre parole, tre frasi, ma in realtà diciamo, l'idea è di dare proprio degli input brevi su che cosa vi viene in mente se voi sentite o leggete identità, la parola identità o la parola genere. Ditemi se avete difficoltà. Ci diamo magari 5 minuti di tempo per inserire quello che vi viene in mente, la prima cosa che vi viene in mente. Potete ovviamente cliccare più volte, quindi se avete voglia di inserire più parole, potete ovviamente inserirle. Può essere, diciamo, un'idea, un concetto, un'emozione, qualsiasi cosa vi viene in mente se leggete o sentite queste due parole. Mano a mano vediamo sullo schermo le parole che state inserendo. Scusate, ma io non riesco ad inserire, come dove devo scrivere? Nemmeno, neppure io. A me non carica il link, se è lì che dobbiamo Io l'ho scritto scrivere. sulla chat, va bene Sì, non uguale? lo apre il link, nemmeno a me, non so No, come non lo mai. apre. Io l'ho Però scritto qua. sulla chat e basta, cioè, non lo apre. Se non lo apre, Anch'io l'ho scritto sulla chat. copiandolo sul browser Va lo bene. prende. Anche a me non lo apre, l'ho scritto Se sulla non, chat. cioè, mi sa che se non si apre il link, non lo registra. Strano perché qualcuno è riuscito, quindi vuol dire che il link funziona. Però, diciamo, evidentemente, scrivetelo in chat se non riuscite. Ma il link si può copiare e incollare se non Sì, funziona. Infatti sì. l'ho Copiando copiato e e incollando funziona. incollato. Funziona se lo copio Esatto. e si Ma incolla. dove si incolla? Cioè. Sul browser, Ah. su Chrome. Vedo soltanto sul computer. Ah, ecco, c'è stata la condivisione, non vedevo assolutamente niente. Grazie. Io Allora, per l'idea. aprire il link l'ho selezionato e ho cliccato con il tasto destro del mouse e poi l'ho aperto. Ok,
diciamo che è carino perché troverete o più grandi o più al centro le parole che verranno maggiormente usate in orario. Quindi diciamo sul monitor man mano le parole cambieranno posizione. Ovviamente questo se si è in presenza diciamo può non essere utilizzato, è uno strumento carino per creare un brainstorming online. Io devo lasciarvi perché devo partecipare a un consiglio di classe. Ok, ci vediamo dopo. Sì, grazie. Rispetto la parola che fa per la maggiore. Unicità, libertà, uguaglianza. Affermazione, scelta, diversità, sfida, specificità, possibilità, uomo, donna, vita domestica sicura. Questa non l'ho capita tanto, magari se qualcuno che l'ha scritta ce la vuole anche un po' raccontare. Esplorazione. Sì, l'ho scritta io e non sapevo come esprimere il discorso della sicurezza in famiglia da parte dei mariti o dei genitori. Questo era più o meno il senso, okay. Si è espresso un po' male. No, vabbè, è difficile raggruppare in poche parole. Ok, grazie, sì, adesso è chiaro. Comprensione, parità di parola, accettazione del diverso, ribellione, anche questa mi appassisce. In che senso ribellione? Questa l'ho scritta io. Non ho sentito niente. Sì. Senti? Sì, adesso sì. Sì, dicevo l'ho scritta io. Ribellione nel senso di possibilità di avere la possibilità di ribellarsi a ciò che succede o viene imposto. Ti fa il caffè. Ok, queste sono un po' le parole. Aspetto, appartenenza, riconoscimento, posizione e equilibrio. Differenza di uguaglianza, rispetto, unicità. Ok, questa è nelle chat. Per esempio, diciamo, dopo il brainstorming nel kit didattico, in qualche modo poi ai ragazzi vengono fornite anche tutta una serie di indicazioni sulle differenze tra identità e genere, con tutte ovviamente le definizioni, no? Perché per esempio il nostro brainstorming non viene fuori per esempio l'omosessualità, la transessualità per esempio, no? Che sono delle tematiche che riguardano molto. E da un certo punto di vista, quando parliamo di parità di genere, si pensa poi alle donne, no? Quindi per esempio, come qualcuno di voi diceva prima, adesso non riuscivo a leggere il nome perché avevo la condivisione dello schermo, per esempio tutta quella che è la parte della violenza domestica contro le donne.
sia ad opera dei partner che ad opera per esempio dei familiari, quindi dei papà per esempio, dei fratelli eccetera. Però c'è anche tutta una sfera della parità di genere che ha a che fare proprio con l'identità sessuale, con la tutela, diciamo, dei diritti di affermare la propria identità, il proprio genere. Quindi troverete poi un PowerPoint nel quale verranno affrontate tutte queste situazioni con i ragazzi e poi verrà creata questa attivazione. Nel kit didattico troverete delle schede, o le chiamate carte d'identità, in cui a ciascun ragazzo vengono date queste carte d'identità e dovranno interpretare quella persona che ha quel nome, ha quel sesso biologico, ha quell'identità sessuale, quell'orientamento, un'età anagrafica, magari un'occupazione anche lavorativa. I ragazzi dovranno rispondere a delle affermazioni che troverete sempre nel kit didattico, e la risposta affermativa li farà avanzare, la risposta, diciamo, negativa li farà stare fermi. Nel modulo, diciamo, si vuole sensibilizzare su quanto gli stereotipi e i pregiudizi assumono un ruolo centrale nel modo in cui vengono valutate le persone, il loro agire anche nella vita quotidiana. La differenziazione tra quello che una cultura e una società definisce appropriato per un ruolo maschile e un ruolo femminile, in qualche modo è permeato di stereotipi e finisce per influenzare il nostro modo di giudicare anche gli altri, spesso dando delle significazioni semplificate della realtà e della persona che abbiamo di fronte, finendo per ostacolare la naturale potenzialità, la libera espressione dell'altro e anche le ambizioni personali. Al termine dell'attivazione, i ragazzi si ritroveranno che coloro che hanno avuto in sorte l'identità socialmente più forte si troveranno più avanti. Coloro che invece, al contrario, avranno un'identità socialmente debole, troveranno sul fondo dell'aula. Questo permetterà loro di vedere anche visivamente e con una diciamo, formazione spaziale all'interno della stanza quali sono le discriminazioni sociali che la nostra società, di cui la nostra società è piena. Ok, quindi è un'attivazione fisica, nel senso loro si muoveranno nella stanza, quindi è prevista sia la possibilità di poterlo fare in una stanza che eventualmente farlo in un'aula, diciamo, all'aperto, in una palestra, insomma, in modo tale da poter ovviamente muoversi meglio, e loro così avranno la possibilità di comprendere che le discriminazioni che la nostra società, in quanto noi abbiamo, è permeata di stereotipi, la società con cui diciamo, definisce che cosa è giusto o sbagliato, che cosa è appropriato per un maschio e per una femmina, per un ruolo maschile e un ruolo femminile, e quindi loro potranno vedere, diciamo, proprio anche visivamente che cosa sono le discriminazioni di genere. Ovviamente anche in questo caso le affermazioni che troverete all'interno del kit didattico possono essere modificate, possono essere tagliate in alcune parti se alcune affermazioni magari non vi piacciono, potete aggiungerne delle altre e ovviamente tararle sulla base anche del tempo che avete a disposizione. L'idea poi è in qualche modo far riflettere i ragazzi sul perché hanno poi assunto quella disposizione spaziale, su che cosa ha influenzato la loro disposizione spaziale, in modo tale che poi mano a mano rifletteranno su quanto la loro, diciamo, disposizione è dovuta appunto a degli stereotipi legati al genere e all'identità. Domande? Mi sembra molto interessante. Anche in quel caso. Non è una domanda, ma è un'affermazione. Ok, grazie. Anche in quel caso le carte d'identità sono, mi pare, oltre una ventina. Ok, quindi insomma, potete tranquillamente darle anche un po' in maniera casuale ai ragazzi. Alcune sono simili, ovviamente, altre meno, per cui veramente lascio a voi la libertà più totale di poterle utilizzare come volete. Potete anche aumentarne con delle altre, se magari vi piace eventualmente poterle anche aggiungere magari delle informazioni.
poi divertirvi con loro un po' a ragionare su perché è successo quello che è successo. Ok, allora se non ci sono altre domande, io vi faccio fare una pausa. Magari... Scusi, volevo chiedere una cosa. In queste, ora ci sarà sicuramente anche l'orientamento sessuale, immagino, in tutto questo. Ecco, io diciamo non mi sento preparata a esporre queste cose in classe, cioè nel senso, non perché non le ritenga importanti, no? Però penso che a ragazzini di questa età, insomma, bisogna anche un attimino essere preparati per poter affrontare, cioè perché immagino che magari i ragazzi sotto questa, diciamo, dicitura appunto dell'orientamento sessuale magari chiederanno tante cose, non so. Io mi, non so colleghi a proposito come la vedono, io la vedo una cosa molto importante sicuramente da affrontare, però personalmente non mi sento diciamo preparata. Non so se i colleghi... Allora, voi avrete un PowerPoint con tutte le definizioni, sì. Avete dei link di approfondimento, come dicevo prima, sia da un punto di vista di siti che approfondiscono la tematica, ma anche eventualmente di testi da utilizzare che approfondiscono la tematica. E i ragazzi, quello che diciamo un po' l'esperienza è che i ragazzi a volte sanno anche più di noi, soprattutto oggi tutte le terminologie... che vengono fuori ne sanno tanto, c'è anche una grande confusione tra di loro, quindi spesso diciamo conoscono tante informazioni, quelle che però conoscono non sempre sono veritiere, no? Nel senso a volte sono un po' distorte. Quindi avrete questo PowerPoint con tutte le definizioni, adesso magari ve lo faccio vedere al volo. No, ma un attimo solo, senza togliere tanto tempo. No, volevo così un'idea, ma qualche collega al mio stesso, diciamo, no, chiamiamolo dubbio, chiamiamolo incertezza, oppure non so se avete avuto anche esperienze in passato su questo argomento, volevo un attimino così, se era possibile, capire un attimino... Ma l'argomento è abbastanza complicato, difficile, vedete anche ora, insomma, con questa identità di genere se ne sta di conto. Però io credo che la scuola deve avere certo, il dovere di educare i ragazzi alla diversità, perché se si fa solo il genere maschile e femminile... No, ma io non è che volevo trattarlo. No, capisco, io condivido le paure, perché comunque le famiglie siamo... sotto la cattolica Italia, quindi c'è tutta una serie di complicazioni, però credo il nostro ruolo è quello di aprire, insomma, di rinnovare un po' questa cosa, questo è il mio pensiero, ecco. Certo. Posso aggiungere qualcosa, mi sentite? Sì. Allora, sono d'accordo con la collega nella perplessità di affrontare l'argomento con dei ragazzini di 12 anni e secondo me è forse più adeguato un lavoro del genere con dei ragazzini un pochino più grandi, ma per la delicatezza dell'argomento, io pensando alla mia classe, alcuni li vedo ancora piccoli, forse non maturi per affrontare un lavoro del genere, però ecco, è anche per me una perplessità, se ci aiutate volentieri. Sì, condivido, Betty, la tua perplessità. No, è sulla base un po', capito, anche del materiale umano, no? Che abbiamo, quindi... Non lo so. Certo, questa, affrontare diciamo... senz'altro l'argomento. Scusate, posso intervenire un attimo? Io, al contrario, penso... che invece prima si affrontano ovviamente con le dovute cautele a seconda anche dell'età, però anche piccoli sono in grado di capire, intuire se non capire e distinguere, e io credo che invece prima questo lavoro viene fatto e più chiarezza dentro di loro poi avviene, quindi proprio ritengo proprio tutto il contrario cioè io penso addirittura già nell'infanzia o nelle primarie si dovrebbe parlare in modo adeguato
ovviamente non si può parlare come con ragazzi di 16 anni, o, però dovremmo già identificare determinate cose, perché loro intuiscono e capiscono più di quello che noi ci si immagina. Quindi non trovo questa reticenza col discorso dell'età. Ecco, questo è il mio punto di vista. No, la nostra era una perplessità, non era una reticenza, sì, quello, era semplicemente... Ok, mi sarò trovata male. Però volevo dirvi che, secondo me, prima... Anche nella primaria, prima si fanno determinati, ovviamente con le parole giuste per l'età a cui ci si rapporta, però è fondamentale, credetemi, fondamentale. No, io penso anche una cosa, che diciamo un po' è chiaro che le perplessità possono arrivare anche sulla base di magari target diversi che abbiamo davanti, no? Magari bambini che ci sembrano più piccoli, ragazzi che ci sembrano più piccoli rispetto a ragazzi invece che noi sentiamo essere più maturi. È anche vero che a 12 anni è un po' l'età della costruzione di un'identità anche sessuale, cioè sono ragazzi che, anche se magari non esprimono a parole, sono ragazzi che è una fase d'età in cui si fanno tantissime domande. C'è una grandissima, diciamo, è una fascia d'età in cui stanno aumentando tantissime, diciamo, le dichiarazioni anche di omosessualità tra i giovani, che spesso anche prima, seconda media, cominciano in qualche modo a manifestare un orientamento differente, spesso dovuto anche alla molta confusione che c'è. Quindi da un lato comprendo, no, la perplessità. Dall'altro, diciamo, forse in qualche modo possiamo aiutare ai ragazzi anche a ragionare su delle cose che sembrano così lontane da noi, che sembrano anche ancora oggi molto, diciamo, dei tabù, dei quali non si può parlare, soprattutto a casa, e quindi forse magari il contesto scolastico può essere un'alternativa, diciamo, di riferimento importante, no? Gli insegnanti sono dei riferimenti importanti, in alternativa anche ai genitori quando non si riesce a parlare a casa, perché magari si hanno ancora meno diciamo, informazioni, o si hanno ancora più perplessità di quelle che magari potete avere voi, no? Mi immagino i genitori degli adolescenti, no? Che a volte arrivano come se l'adolescenza fosse una grande malattia e non sanno come gestirla, no? Di questi ragazzi. Sono ragazzi che hanno tantissime domande. Io, diciamo, un po' anche dall'esperienza di formazione diretta con i ragazzi, ho trovato molto utile proprio partire da, perciò dicevo nella metodologia, di partire da loro, proprio per capire loro che cosa conoscono. Questo secondo me ci dà anche un po' il metro di misura per capire quanto ci possiamo spingere su queste informazioni. Spesso loro ci sorprendono che conoscono anche dei dettagli, ma a volte anche, diciamo, stereotipati di questi argomenti. E quindi il rischio è che non se ne parli e si vada avanti con delle idee anche distorte di queste informazioni. Quindi capisco un po' la perplessità, però secondo me chiedere a loro ci permette un po' di misurare quanto possiamo dire, cosa possiamo dire e come lo possiamo dire. Poi dicevo, il kit è molto, diciamo, flessibile, per cui se ritenete opportuno potete anche modificare delle attività che pensate non siano adatte ai ragazzi che avete davanti. Ok, magari parlare anche di cose più generali e non entrare nello specifico di troppe cose. Cioè, questa è una cosa che potete anche in maniera autonoma gestire voi. Michela? Non so chi stava parlando. Sì, salve, sì. Michela, salve. No, volevo dire qual era la nostra esperienza nell'istituto Lorenzetti, perlomeno nelle medie della virosia. Noi abbiamo sempre, insomma, molti colleghi si sono dedicati tanto a questo tema e volevo un po' tranquillizzare i colleghi, nel senso che, appunto, avendo avuto tante esperienze di questo tipo, poi ci siamo resi conto che i ragazzi rispondono sempre in modo molto maturo a queste tematiche, anche perché sono davvero parte delle loro domande importanti in questo momento di costruzione, e quindi credo che sia davvero importante, e penso che insomma vadano un po' tranquillizzati anche sulle paure che possono avere rispetto alla loro sessualità, anche perché in seconda media, qui siamo tutti di seconda, i ragazzi purtroppo e le ragazze sono già immersi in un mondo di sessualità che è molto al di là delle loro
competenze, nel senso che sono bombardati da internet, dai siti, anche dalle pubblicità stesse, e sono proiettati già in un mondo futuro che è troppo futuro rispetto al loro corpo e alle loro conoscenze. Quindi secondo me è davvero tanto tanto importante, e ricordiamoci che in seconda media qualcuno ha già avuto esperienze sessuali, purtroppo per noi che siamo di un'altra generazione, ma è così. Se non l'hanno avuto in seconda media, qualcuno l'avrà in testa, ma insomma sono già molto grandi. Se non togliamo i loro dubbi e non li rassicuriamo sulle loro perplessità, secondo me non riusciamo a formare anche dei cittadini consapevoli rispetto anche alle diversità di genere e alla sessualità in generale, che insomma è affettività, non è certo sessualità, perché non è quello che trattiamo, no, in genere, ma è un'educazione alla affettività, come rapportarci all'altro genere, no? Alla delicatezza che noi dobbiamo usare, al non giudicare, perché penso l'obiettivo di questo corso sia quello di insegnare ai ragazzi a non giudicare, ma appunto a guardarsi dentro e provare a trovare delle risposte tutti insieme. Non dobbiamo dare delle risposte definitive, però tranquillizzarli sul fatto che un po' tutti abbiamo domande, forse è importante, e non credo, secondo me, che sia così tanto difficile quando poi ci troviamo lì. Lo dico perché magari anch'io all'inizio ho avuto delle perplessità, ma nell'arco di questi anni, di queste esperienze, piano piano ci rassicuriamo e capiamo che ci sono davvero tante cose che possiamo fare per loro, per tranquillizzarli. Sì, poi aggiungo anche una cosa al discorso, insomma, di Michela, che al di là poi dall'aspetto contenutistico di questi discorsi con i ragazzi, quindi dare poi loro delle informazioni magari più precise, già il fatto di poterne parlare, secondo me, è l'obiettivo fondamentale. Cioè il fatto di in qualche modo avere un adulto e quindi in grado di ascoltare la mia confusione, i miei dubbi, le mie domande, e magari se qualcosa proprio non c'è chiara, né a me né a te, ce l'andiamo a vedere insieme, perché poi diciamo, è un aggiornamento costante su tutte le nuove terminologie, tutte le nuove, diciamo, no, per cui possiamo in qualche modo anche dare a loro l'idea che è un argomento non tabù, perché il rischio è che loro poi pratichino la sessualità ma non ne parlino di sessualità, e poterlo fare con degli adulti di riferimento e non soltanto con i coetanei o con internet. Quindi penso che poi all'interno di questa attività ci sia duplice, se non addirittura di più, obiettivo, ci sia un duplice obiettivo. Quindi per me è fondamentale che i ragazzi, poi magari ci si approfondisce su delle cose, però è importante che i ragazzi prima di tutti sappiano che se ne può parlare, che non è una cosa da nascondere, no? Come purtroppo, diciamo, le nostre generazioni invece sono cresciute, per cui anche la scuola ha difficoltà a volte a trattare degli argomenti, perché non siamo neanche più abituati a farlo. C'era Maria Grazia pure, che aveva alzato la mano. Sì, volevo dire, per quanto riguarda la mia esperienza, è stato molto importante lavorare insieme con la mia collega di scienze. Ci siamo divise sempre un po' i compiti, noi insegniamo da tanti anni nella stessa sezione e questo è stato fondamentale, perché io come insegnante di lettere ho curato maggiormente la parte affettiva, diciamo, mi sento più portata a fare questo. Lei la parte strettamente scientifica. Questo vuol dire che i ragazzi poi hanno avuto la possibilità di chiedere, di fare domande, di riflettere molto anche su certi stereotipi, su certe cose che vengono dette magari anche a casa, purtroppo, o si sentono dire per strada, e se rimangono soltanto nella testa dei ragazzi e all'interno di un discorso, di una discussione fra coetanei, sicuramente non vengono fuori dei giudizi positivi. Invece, parlandone a scuola proprio, i ragazzi si fidano degli insegnanti, ragionano su questo e quindi per loro è molto più semplice. È difficile per noi, perché io non credo che tutti siamo preparati ad affrontare determinati discorsi,
Però ecco, per me è stato importante unire proprio le conoscenze mie e le conoscenze scientifiche, più scientifiche della mia collega. Sì, è proprio una questione di preparazione alla base, cioè io parlo per me, è proprio questo che, capito, la preparazione nell'affrontare certe tematiche, per non banalizzare, per cercare di dare una mano e non magari fare peggio, cioè su questo era il mio dubbio, no? Non sull'importanza degli argomenti, è questo, era una mia, diciamo, carenza, ecco, o perlomeno, insomma, mi sento un po' inadeguata, ecco, però... Secondo me, se posso, i dubbi dell'insegnante Elisabetta sono del tutto condivisibili, cioè non è assolutamente, insomma, non ci prendiamo in giro, siamo in Italia, non è assolutamente uno scherzo entrare in classe davanti a 20, no, non farlo con un bimbo testa a testa, che sarebbe molto più semplice, quindi raccogliere le confidenze di un ragazzo, ma farlo davanti a 20 bimbi, ognuno dei quali ha una sensibilità diversa, è una reazione diversa, quindi secondo me sono dubbi veramente molto condivisibili, e anche io condivido il sentir, non sentirmi del tutto preparato, insomma, e a proporre, insomma, a discutere. Penso, quello che ha detto l'altra insegnante, che farlo magari insieme a qualcun altro sicuramente è una buona strategia, insomma, comunque proporre un approccio, diciamo così, condiviso con l'altra insegnante, con l'esperta di school food, insomma, in questo modo, farlo un po' in questo modo, sì, ecco, quindi volevo dire questo, scusate, grazie. Comunque penso che il nostro obiettivo primario sia quello di tanto di parlare di sessualità, immagino non sia questo l'obiettivo, no? Ma quello di scardinare degli stereotipi che sono alla base poi di discriminazioni. Credo sia piuttosto, mi dica l'esperienza. Sì, no, assolutamente. È chiaro, diciamo, che il confine è molto sottile, no? Quindi tutto quello che però è la sfera, diciamo, della sessualità, qua parliamo ovviamente di non soltanto di sessualità, ma proprio di identità. Cioè io sono, diciamo, in pace e mi sento adeguato nel mio corpo di essere donna, di essere uomo, mi sento adeguato nel rispondere alle aspettative che la società in qualche modo ritiene che siano adeguate o non adeguate a me, e quindi poi ovviamente c'è la parte della sessualità, no? Quindi qual è il mio orientamento sessuale nei confronti di quale sesso praticamente io ho un'attrazione fisica, ma quello è un pezzo di una categoria più ampia, ovviamente. Quindi ha a che fare anche molto su quali che possono essere appunto gli stereotipi, i pregiudizi che la società in qualche modo impone, no? Quali, per esempio, faccio degli esempi banali, ancora oggi ci sono molti ragazzi, non soltanto di seconda media, ma anche più di terza media, quando io vado nelle classi e chiedo semplicemente loro che cosa vogliono fare da grandi, quando c'è un ragazzo che dice che vuole fare il parrucchiere, o mi dice che ama ballare, perché vorrebbe fare, per esempio, qua a Napoli, Stefano De Martino di Amici va alla grande, ancora oggi assistiamo a delle risate di fondo da parte di tutta la classe, come se in qualche modo si ridicolizzasse una scelta o un'aspirazione professionale di un ragazzino che in qualche modo poi, diciamo, finisce per esserne inibito. Ci sono stati ragazzi a cui abbiamo dovuto aiutare, insieme anche alle mamme, a dover dire ai papà che volevano fare parrucchieri, perché per il papà il parrucchiere è un lavoro da gay. Dato che il figlio non può essere gay, perché non sia mai sia gay, il pensiero che qualcuno possa pensare che il proprio figlio abbia un orientamento sessuale differente, diciamo, lo manda su di giri, fa il pazzo. Allora, diciamo, al di là proprio dell'aspetto sessuale e all'affettività, diciamo, all'affettività, alle relazioni, insomma, eccetera,
che ovviamente è un aspetto importante che io sono d'accordo va comunque insomma trattato, anzi, perché come diceva qualcuno di voi, oggi fanno esperienza, forse prima ancora di capire di che cosa stanno facendo esperienza. Ma diciamo, c'è tutta la parte che invece questo modulo vuole approfondire, che invece quello che un po' è la società, cosa si aspetta da noi. E noi nel momento in cui non rispondiamo a queste aspettative, che facciamo? Siamo in pace con le nostre aspirazioni personali e quindi la nostra identità, eccetera, eccetera, oppure ci uniformiamo? Perché la società ci vuole in quel modo lì. Perché la società ci dice ancora che una determinata una professione sia ancora d'appannaggio maschile o femminile. Ancora oggi, adesso ho detto il parrucchiere, ma ci sono delle ragazzine che si vergognavano di dire che volevano fare le autiste degli autobus. Perché l'autista di autobus, ma tutti gli uomini fanno gli autisti di autobus, le donne che devono fare con l'autista di autobus? E allora diciamo, è questo un po', no, all'interno del modulo, quello che in qualche modo si vuole approfondire. Su che cosa poi, qual è la nostra, il nostro modo di reagire? Perché se io in qualche modo convalido che di queste cose non se ne può parlare, in qualche modo oriento verso una uniformità, un'omologazione a quella che la società in qualche modo vuole da noi. Ma se io in qualche modo provo, no? Qualcuno nel brainstorming diceva ribellarsi, no? Io piuttosto che ribellarsi immagino che sia invece un esprimermi, diciamo, in quello che sono, che è un diritto ad essere ciò che sentiamo di essere, all'autorealizzazione personale in tutte le sue sfumature, quindi a partire dalla propria identità, che ha a che fare con sé, all'orientamento sessuale che ha a che fare con l'altro e a tutto quello che ne consegue dopo, quindi anche alle aspirazioni professionali, di vita, eccetera. Quindi è quello su cui il modulo in qualche modo vuole fare un po' riferimento, aiutare i ragazzi a non uniformarsi a quello che la società ritiene giustificabile per l'uomo e la donna, per il ruolo maschile e il ruolo femminile. Ok? Allora, ci prendiamo magari 10 minuti di pausa. Allora, adesso vi metto sempre in chat il link di un documento che ovviamente questo è in modalità online. Nel kit ci sarà sia in questo formato qui online, nel caso, diciamo, io mi immagino sempre e spero sempre di no, siate costretti a collegarvi, mentre invece ovviamente c'è anche cartaceo da stampare per i ragazzi. Allora, è un link di un documento Drive. Ci prendiamo il tempo di ricomporre questa immagine. Se me la fa incollare. Ok. Non so se chi stiamo ammettendo adesso riesce a vedere i link. Questa è una cosa tecnica. Quindi ho appena messo, diciamo, un utente, non so se riesce a vedere il link che ho messo. È un file, c'è un'immagine, ci prendiamo qualche minuto per ricomporla. La vedete? Datemi sempre l'ok perché non la vediamo. A me ma dice lì chiedere l'autorizzazione per l'accesso. Sì, anche io ho problema a aprire link, anche quello di prima non riuscivo, non so come mai. Io credo perché non ho avuto il link da voi, mi è stato dato dalla mia collega. Vedete se riuscite adesso? Sì, qualcuno mi fa la testa di sì, ok. No. No, Laura? Mi chiede appunto
Riprovo a copiarvi il link. Può essere che deve essere condiviso. Lo copiamo e lo incolliamo sul browser, funziona. Io ho fatto così, ma no, ci vuole l'autorizzazione. No, è aperto il file a chiunque abbia il link, quindi non c'è limitazioni. Allora riproviamo. Però riprovo a condividere. Vediamo se provate a copiarlo e incollarlo, perché può essere che forse non su Teams non ti dà l'accesso automatico. Allora, se la funziona per me, ho provato a fare copia e incolla, quindi grazie, ce l'ho fatta. Sì, anche io ce l'ho fatta. Ok, allora ci prendiamo qualche minuto per in qualche modo capire di che immagine stiamo parlando. Amore, sono io. Ciao. Ciao, bambolina. Marita, sentiamo le coccole al tuo quadrupede. Scusate. No, fanno parte delle riunioni, delle formazioni. Okay. Un gattino, sentiamo un miagolio di fondo. Ora mi sono mutata, Vedo l'immagine, poi cosa dobbiamo fare? Dovete spostare, diciamo, i pezzi e ricomporla, sì. Però non me lo fa modificare. È un Word. Meno a me. No, vi trovate? Non lo fa modificare perché è stato dato il link sulla visualizzazione, non in modifica. Bisogna essere abilitati come esatto. Editor. Ora bisogna mandare tutti una mail, chiedere di essere accettati. No, io sto aggiornando, quindi forse... Chiunque abbia... quindi bisogna rimettere il link. Se aggiornate forse riuscite. Vediamo. Perché effettivamente sì, stava come visualizzatore, ho messo editor. Quindi forse adesso dovreste poterlo fare. E ora sì. Adesso sì. Ok. No, in realtà io ancora non sto lavorando dal telefono perché dal computer non ho abbastanza connessione, forse questo. Ma ci lavoriamo tutti insieme, quindi c'è qualcuno che già l'ha spostato in quasi tutti. Provate a lavorarci, diciamo, se riuscite. Sono, mi pare, 12 tassetti. Sì, ma tutti insieme. Ma no, io sicura non... ci lavoriamo tutti insieme? Sì, sì, perché io vedo che vero, vengono vero, spostati. Sì. Me l'avete spostati. C'è chi è iniziato da sopra e chi da sotto. No, io non riesco a spostarli. Sì, io. Io provate sì. A riaggiornare perché ho modificato l'estensione delle attività da fare sul file. No, credo sia una questione di connessione. Mi si spostano, come ci sono gli altri che stanno spostando insieme, praticamente non sono riuscita a muovere i pallini. Ok. Perché è come se fosse un unico file. Per tutti. Sì, e tutti ci lavoriamo insieme. Ok, non so che cosa ne uscirà. No? Ognuno lo scarica una copia. Infatti, tutti stanno lavorando sopra lo stesso. Vabbè, è un lavoro di squadra, anche va bene così. Vedo che comunque sta prendendo forma.
Lo vedo fermo, non so se avete concluso. Ah, ok, adesso si rimuove. Sì, è concluso. Quindi lo vedete tutti o forse qualcuno non riesce? Io aspetto che abbiate finito e che di vederlo finalmente tutto riunito perché non riesco comunque. No, a me si sta caricando per essere aperto, quindi non riesco a vederlo neanche io adesso. C'è qualcosa che non torna, ma tu. Più o meno la storia c'è. È stato sdoppiato, quindi c'è un pezzo in più adesso. Sì. Però il concetto c'è. Okay. Io più o meno lo vedo intero. Non so sì, se anche c'è qui. Una casella che non torna, però insomma. Ok. Allora, dato che siete stati bravissimi a fare questo puzzle di gruppo, quindi ancora meglio, ognuno doveva fare il suo, invece abbiamo fatto il puzzle di tutto il gruppo classe. Ovviamente per ogni lavoro va data una ricompensa. Ovviamente siete stati bravissimi, quindi vi meritate questa ricompensa. Vi ho messo sempre il link in modo tale che scoprite qual è la vostra ricompensa. Non so chi la sta vedendo. Stefano fa così con la testa. Anche Laura. Ah, sì. Professori barattolo grande, professoresse barattolo piccolo. Che ne pensate di questa ricompensa? Siete soddisfatti? No. E soddisfatte? No. Che è successo? Questo esperimento delle caramelle col barattolo grande e il barattolo piccolo è stato fatto dai bambini credo solo in Nord Italia e le bambine, che saremo in questo caso noi, dicevano no, perché io ho lavorato come maschi, perché a me spetta la caramella, la quantità minore di caramelle? Sì, in realtà, diciamo, questo esperimento sociale, in realtà, prima di essere un'attivazione, è stato un esperimento sociale fatto da Fanpage, che si trova proprio a Napoli. E, il compito era, c'è un video carino su YouTube, lo trovate, il compito era quello di, venivano dati delle palline blu e rosse al bambino maschio e alla bambina, e gli veniva chiesto di addobbare l'albero di Natale. È stato fatto a Via Scarlatti, che è una strada del Vomero di Napoli. Fu insomma dato questo compito ai bambini, al termine dei quali la ricompensa era più o meno quella che avete avuto voi.
ovviamente, insomma, qualcuno non era proprio contento di questa cosa. In realtà è un esperimento sociale perché ovviamente i bambini non comprendono perché ci deve stare una ricompensa diversa sulla base del fatto che uno è uomo e una donna. Per cui, diciamo, in qualche modo sono dei concetti che raggiungono i ragazzi mano a mano che crescono. Ecco, appunto, parlavamo prima di che cosa ci si aspetta dalla società, eccetera, eccetera. I bambini in qualche modo sono paritari, no? Nelle ricompense. Quindi i bambini, come diceva Sarita, erano sorpresi, qualcuno anche arrabbiati, insomma, perché non trovavano giusto che ovviamente per uno stesso lavoro c'era stata una ricompensa diversa. E questo un po' vuole introdurre i ragazzi al concetto appunto della tematica della parità di genere all'interno dei contesti lavorativi, dove le donne, diciamo, nel corso degli anni hanno sicuramente raggiunto una maggiore emancipazione e sicuramente hanno raggiunto una diversa considerazione in base anche alle diverse epoche storiche. È anche vero che però ci troviamo di fronte a una cultura ancora fortemente patriarcale che relega e riconduce le donne ad un lavoro molto più della cura della famiglia, della casa, dei figli, insomma dei cari. Una famiglia quindi che viene sorretta quasi esclusivamente dalla donna, che si ritrova a dover scegliere tra il desiderio di realizzazione professionale e la reale poi possibilità di poterlo concretizzare, perché anche quando ci si accede poi si ha difficoltà a poterci stare dentro. Quando poi succede, ci si ritrova a dei ritmi frenetici e a volte anche disumani, e spesso le donne si trovano a dover contrastare e a dover poi vivere e subire le discriminazioni anche salariali. Prima vi dicevo che nel mondo le donne guadagnano a parità di mansione circa il 23% in meno rispetto agli uomini. A parità di mansioni. Il Global Gender Gap Report del 2020 infatti sostiene che una parità, diciamo, tra uomo e donna per essere raggiunta serviranno ancora 257 anni. Quindi, benché ovviamente questo non significa che siamo sempre agli stessi livelli, si stanno facendo numerosi passi avanti, aumenta la partecipazione delle donne all'interno dei ruoli governativi, di rappresentanza, insomma di leadership, rimane però marcata la differenza di genere tra le donne che si prendono cura degli anziani. Un dato che mi sono persa di darvi è che coloro che riescono ad entrare nel contesto lavorativo, dicevo prima, sono aumentate le donne che rientrano, che riescono a ricoprire ruoli manageriali, di leadership, eccetera. Parliamo che nel 2019 solamente il 28%, quindi parliamo comunque di una percentuale bassa, di donne riesce a ricoprire posizioni manageriali, un dato positivo rispetto al 25% del 2000. Stiamo parlando che siamo aumentati di una percentuale del 3 in 19 anni. Questo giusto per farvi rendere conto di quanto, diciamo, il processo di emancipazione, che comunque si registra positivamente, è comunque molto lento. Ovviamente lì dove le donne riescono ad entrare all'interno del contesto lavorativo, è chiaro che quello che sono i dati, che vi ripeto troverete poi nei link di approfondimento, tutti i vari siti con tutti, insomma, gli aspetti anche statistici, che è carino a volte anche condividere con i ragazzi, che le donne hanno titoli più elevati rispetto alla mansione ricoperta, e lì dove, diciamo, a parità di mansione il salario ovviamente è ridotto. Le prime leggi che tutelavano le donne all'interno dei contesti lavorativi sono abbastanza recenti, stiamo parlando del 1977, qualcuno di voi sicuramente lo saprà meglio di me, con Tina Anselmi, che è la prima ministra del lavoro donna. Quindi è la prima ad aver inserito, diciamo, a diversi aspetti appunto legislativi rispetto alla difesa dei diritti delle donne di accedere ad alcuni incarichi lavorativi, di accedere comunque al mondo del lavoro. Da quel momento in poi molti passi in avanti sono stati fatti, ci sono stati anche degli adeguamenti legislativi che permettessero alle donne non soltanto di entrare all'interno dei contesti lavorativi, ma anche di poterci stare. Parliamo per esempio del divieto di licenziamento durante la gravidanza, il divieto di licenziamento post parto, fino anche per esempio agli anni 2000,
quindi parliamo sempre comunque recentemente, in cui il congedo parentale è stato esteso anche ai papà. Prima degli anni 2000 il congedo parentale papà era limitato. Anche diciamo, un'altra indagine è stata fatta dal Gender Pay Gap, che analizza a parità di mansioni le differenze salariali tra uomini e donne, ed è un'indagine fatta a livello mondiale che troverete e potete tranquillamente scaricare dal sito internet che troverete all'interno del kit didattico, perché diciamo, mette proprio una scaletta tra quanto percepisce una donna e un uomo per la stessa carica ricoperta. Okay. Questo ovviamente all'interno del contesto lavorativo. Ci immaginiamo la conciliazione vita, diciamo, familiare e lavoro, che spesso è appannaggio delle donne e che, diciamo, in qualche modo incide anche su delle scelte di carriera, sulle scelte anche spesso di contratto. Molte delle donne, per esempio, lavorano o part-time o con contratti a nero. La distribuzione anche ineguale dei carichi di lavoro familiare tra uomo e donna influisce anche sul tasso, diciamo, di disoccupazione femminile. Tra le donne tra i 16 e i 64 anni, quindi stiamo parlando della fascia di età lavorativa di una donna, sono disoccupate, lavorano solamente il 54,1%. Ovviamente un dato che al sud aumenta e si riduce ovviamente al nord. Ma se pensiamo che negli 11 anni, rispetto a tutto il lavoro fatto per raggiungere una maggiore parità anche per la cura, insomma, domestica, familiare, gli uomini negli ultimi 11 anni hanno aggiunto un minuto e mezzo di cura familiare, mentre le donne l'hanno ridotto di poco più di 2 minuti. Parliamo che per poter raggiungere, stiamo parlando sempre di una parità di genere, da un punto di vista di cura domestica e familiare, occorrono circa 63 anni. Quindi probabilmente, insomma, non lo vedremo nessuno di noi, la parità, eventualmente, se dovesse andare avanti così. La crisi, ovviamente, della pandemia ha ulteriormente aggravato questo aspetto. Per quanto riguarda le scelte lavorative fatte in tempi di Covid, c'è un'indagine che WeWork insieme a Ipsos ha fatto, Donne e cura ai tempi del Covid, dove viene affrontato proprio questo. La maggior parte delle donne sono quelle che hanno dovuto rinunciare al lavoro, spesso perché magari, ecco, part time o con contratti a nero, o perché a parità, diciamo, di scelta era la donna a dover rinunciare. Se non hanno, diciamo, rinunciato al lavoro, hanno temuto di perdere il proprio lavoro per difficoltà di conciliazione tra lavoro e cura, diciamo, no, dei bambini in DAD, delle persone più anziane e tutto il resto, e spesso, diciamo, hanno abbandonato i propri progetti. Ci sono tantissime donne che hanno smesso, per esempio, di cercare lavoro, hanno smesso di studiare. Noi abbiamo incontrato tantissime donne che seguiamo nei nostri progetti, che per esempio le loro formazioni sono state sospese, molte stavano rinunciando perché forse era più importante stare dietro ai bambini, che in questo momento per la pandemia avevano bisogno della mamma, e quindi i loro sogni, i loro desideri, i loro obiettivi potevano essere messi in secondo, diciamo, in secondo piano. Quindi come poi la pandemia è stata caricata maggiormente appunto sulle donne. Quindi io il video, diciamo, delle palline, insomma, di Natale ce l'ho, però magari ve l'andate a vedere voi, tanto lo trovate facilmente su YouTube, è molto carino. Vi ripeto, nel kit il puzzle è sia online, con queste tessere che si modificavano come avete fatto voi, che ovviamente cartaceo da rintagliare e dare ai ragazzi. L'idea è proprio, come dicevo prima, quello di aiutare loro a capire che questa, diciamo, quello che è successo a loro ovviamente nel piccolo è quello che succede appunto negli ambiti lavorativi più grandi. Ok? Vi volevo adesso condividere un altro... Non so se ci sono dubbi, domande prima che io continui.
Ditemi se riuscite a vedere lo schermo. Sì. Sì, sì. Ok. Allora, all'interno del kit didattico troverete anche l'approfondimento sui diritti di genere, tra battaglie ancora in corso e conquiste invece avvenute. Il tema dei diritti delle donne è divenuto, diciamo, oggetto di studio e approfondimento soltanto in tempi recenti, quando la comunità internazionale si è resa conto che era necessario differenziare la tutela dei diritti umani per genere e in qualche modo verificare l'effettivo godimento da parte delle donne dei diritti alla vita, all'integrità fisica, alla dignità personale. Negli ultimi anni sono stati varati numerosi accordi internazionali finalizzati appunto a promuovere e a difendere i diritti delle donne, che sono diventati diritti umani solamente nel 1993. E ovviamente questi accordi, insomma queste convenzioni, non sono, diciamo, garanzia di tutela ovviamente dei diritti di genere, però sono una base fondamentale per poterci, insomma, in qualche modo lavorare. Volevo con voi passare un po' in rassegna, non tutti, ma alcuni dei, diciamo, delle principali convenzioni e accordi, diciamo, di genere. Il primo ovviamente è quello del 1979, che definisce la discriminazione di genere come qualsiasi distinzione, esclusione o limitazione effettuata sulla base del sesso, che ha l'effettivo, diciamo, all'effetto, lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento, l'esercizio delle donne, indipendentemente dal loro stato civile, sulla base della parità di uomini e donne, dei diritti umani e delle libertà, e diritti fondamentali nel campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo, fornendo così le basi per l'ottenimento della parità di genere in molti ambiti. Diciamo che questa convenzione non include, come vedete, la violenza contro le donne, la violenza di genere. Uno dei, diciamo, degli aspetti limitanti è il fatto di non in qualche modo dare una definizione precisa di discriminazione contro le donne, quindi lascia molto spazio all'interpretazione. Sì. Si dovrebbe vedere la diapositiva, perché si vede sempre la prima. Ah, ok. Sì. Anche gli altri non la vedete? No, non si vede, no. Sempre la prima. Sempre la prima. Sempre la prima, sì. Vediamo, riprovo. Ora? Ora okay. Sì. Sì, ok. Ovviamente questo, diciamo, queste definizioni le trovate nel kit didattico, quindi dicevo non c'è l'aspetto della violenza contro le donne e si lascia molto ad interpretazione libera il concetto di discriminazione, che sono insomma due aspetti limitanti di questa convenzione. Nel 93 quindi nasce invece la dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, culminata appunto nella conferenza di Vienna sui diritti umani, fornisce per la prima volta una definizione ampia della violenza contro le donne, definito come qualunque atto di violenza sessista che produca o possa produrre danni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche, ivi compresa la minaccia di tali atti, la coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata. Qua si introduce, oltre all'aspetto della violenza contro le donne, anche la doppia, diciamo, la doppia contestualizzazione di vita pubblica e vita privata. La dichiarazione di Pechino del 95... Dovrebbe cambiare diapositiva però, perché se no... Io la sto cambiando. Noi invece vediamo sempre la 2 ora. Ecco, ora vediamo la 4. Ok, allora forse lascio così, così può essere che magari
riusciamo ad andare avanti. Allora, la dichiarazione di Pechino, quindi adottata nel 95, invita gli stati partecipanti alla tutela dei diritti civili, politici, umani delle donne. La conferenza si è concretizzata nell'adozione della nuova piattaforma di azione di Pechino, che è un documento, diciamo, rilevante, molto consultato dalle donne di tutto il mondo, in cui individua 12 aree di crisi che vengono viste come principali ostacoli al miglioramento della condizione femminile e, diciamo, in qualche modo appunto ha a che fare con il diritto alla salute, all'integrità fisica, cioè creano proprio delle 12 aree in cui, diciamo, vengono definite aree di crisi per il raggiungimento, insomma, della parità di genere. Io sto andando avanti, ma questa volta non mi fa andare a me. Ok, il protocollo di Maputo lo vedete? Quindi sui diritti delle donne in Africa del 2003 impegna gli stati membri nell'adozione di azioni legislative e culturali che permettono la realizzazione di questi diritti. Esso tratta specificamente la violenza contro le donne, impegnando gli stati aderenti a proibire tutte le forme di violenza contro le donne e ad adottare tutte le misure necessarie per combatterla. Prende in considerazione alcuni aspetti di fondamentale importanza per l'emancipazione e l'empowerment delle donne africane, coprendo un'ampia varietà di temi, dall'eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione al diritto alla vita, all'integrità e alla sicurezza fisica, dalla protezione in occasione dei conflitti armati al diritto all'istruzione e alla formazione, dai diritti economici ai diritti della salute e della riproduzione. Ovviamente si introduce il concetto di diritto alla salute sessuale e riproduttiva e alcune questioni connesse appunto al virus dell'HIV e dell'AIDS, che fino a quel momento invece non erano presi in considerazione. La Convenzione di Istanbul del 2011, forse è tra quelle un po' anche più riconosciute, definito lo strumento giuridico internazionale più avanzato in materia di prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. L'elemento principale di novità è il riconoscimento della violenza sulle donne come forma di violazione dei diritti umani e di discriminazione. Prevede anche la protezione dei bambini testimoni di violenza domestica e richiede, tra le altre cose, la penalizzazione della violenza psicologica, fisica e sessuale, del matrimonio forzato, dei crimini d'onore, delle mutilazioni genitali femminili. Quindi per la prima volta assistiamo, diciamo, non soltanto all'inserimento della violenza assistita, che i testimoni della violenza domestica fino a questo momento non erano proprio, insomma, presi in considerazione, quindi erano invisibili, ma poi si introduce la penalizzazione delle forme di violenza, quelle meno ovviamente visibili, quali quella psicologica, quella sessuale, perché fino a quel momento, insomma, se ne si parlava anche solo di violenza fisica. E ovviamente poi l'obiettivo di sviluppo sostenibile del 2015 e quindi con l'inserimento con l'obiettivo 5 nell'agenda 2030. Allora, per, diciamo, i diritti delle donne, in realtà l'idea, diciamo, di attivazione con i ragazzi è un'attivazione fatta su dei diritti elencati. Adesso ce la guardiamo un attimo insieme. Io riprovo a condividere lo schermo. Vorrei farlo, non so cosa vedete, lo vedete questa tabella?
Sì, sì, la vediamo. Ok. L'idea è un po', diciamo, in qualche modo di compilare questa parte qua insieme ai ragazzi. Si può fare, diciamo, cumulativamente, quindi in gruppo, si può fare anche in sottogruppi e quindi lasciare loro la possibilità di poter in qualche modo commentare. Quindi, insomma, c'è qualche, ovviamente, professore, professoressa di storia, insomma, di italiano, che sarà sicuramente anche più preparato, però l'idea è un po' di, in qualche modo, immaginarci quali possono essere le date in cui si è ottenuto questo diritto. Vediamo un po' di compilarla insieme. Io purtroppo, avendo il file davanti, non ho più possibilità di vedervi, quindi magari attivatevi il microfono e ci ragioniamo. Vabbè, diritto di voto alle donne è in Italia 1946. Io scrivo quello che mi dite. Immaginate che questo compito, diciamo, in realtà è immaginato, immaginate che è immaginato con l'idea di aiutare i ragazzi a far comprendere quanto alcuni diritti sono, diciamo, recenti, e magari l'idea è che noi invece immaginiamo che siano diritti acquisiti invece molto tempo fa. Quindi in realtà in questo momento non abbiate il timore di sbagliare data, perché è proprio quello l'obiettivo, diciamo, dell'attivazione. Immaginarsi, insomma, che alcuni diritti che noi diamo anche un po' per scontati, che possano essere, diciamo, stati acquisiti tanto tempo fa, poi in realtà scopriamo che non è così. Quindi non andatevi a cercare l'anno di questi diritti. Dunque, io non credo che sia la stessa cosa accedere al pubblico impiego e accedere alla carriera di magistrato, che risale ai primi anni 60. No, al pubblico impiego è quello più generale. Infatti, quindi dovrebbe essere precedente agli anni 60. Sugli anni 50? Non lo so, tipo anche le insegnanti e pubblico impiego, come viene anche prima degli anni 50, le maestre forse anche prima, le maestre prima degli anni, anche prima della guerra. Sì, il periodo del fascismo erano tutte donne, per dire, all'insegnamento. Sì, ma nei comuni fin da anni 30. Sì, perché era riconosciuto come un accudimento, soprattutto nella scuola materna, era come un prolungamento del ruolo della donna. Sì, ma negli uffici comunali, negli uffici comunali, la pubblica amministrazione erano tutti maschi, anche negli anni 20, 30, 40, tutti uomini. Probabilmente per pubblico impiego si intende tutti i pubblici, ecco, impieghi, appunto. E prima magari non era così, non avevamo accesso a tutti i pubblici impieghi. Quindi saranno gli anni 60-70, anche le donne. 60, dopo 60 di sicuro. No, io penso prima, perché prima. Ai primi anni del 60 risale l'ingresso delle donne in magistratura, quindi prima non era consentito e non credo che sia stato il primo impiego ad essere riconosciuto. Comunque negli anni 30-40 le donne non erano comuni a lavorare, ce n'era nemmeno una. Occupavano i posti della scuola.
solo il costo della scuola, ma in comune, cioè nella pubblica amministrazione, non c'erano. Non c'erano. Quindi quale data mettiamo? Boh, che data ci mettiamo? Io non so. Io direi anni 50, anche secondo me, o fine anni 50. Per me, i primi anni 60, però c'era la collega giustamente della magistratura, ma io... O fine anni 50 o inizio 60. Sì. Sentiamo anche gli altri. Boh. Va bene, dai. Andiamo avanti. Abolizione dell'autorizzazione maritale. L'abolizzazione? Presumo che questa recentissima. Che significa? Divorzio? No, no. Con il diritto di famiglia, presumo. Nei documenti, nelle cose, insomma, che è separato, lo sa. Torno, è recente, nel 2000... io credo, ora facevo conti per me, nel 2017-18 qualcosa del genere. Perché... Madonna! No, sì, me la do per certa, perché... Non so cosa sia, mi spiegate che cos'è l'autorizzazione maritale? Ma per i documenti, in tante cose, per esempio anche, che ne so, passaporto dei figli, tutte queste cose burocratiche, occorreva l'autorizzazione del marito. Quindi... Ma però parliamo anche, diciamo, non soltanto in campo di separazione, ma parliamo anche di quanto, insomma, le donne per poter, per esempio, comprare un lotto di terra avessero bisogno dell'autorizzazione del marito a farlo. Cioè loro non avevano autonomia a poter fare, insomma, degli acquisti, insomma, anche notarili, dei passaggi di proprietà, insomma, stiamo parlando proprio di, non soltanto del legato al diritto di famiglia della prole, ma anche avviare un'attività. Avviare un'attività, per la esempio. Sì. Non era possibile prima. Io ho in mente una reminiscenza che un'abolizione di questa cosa era stata fatta non lontano, negli anni 20, poi quanto fosse effettiva dovrei ricercarlo. Io penso che si riferisca al nuovo diritto di famiglia, cioè negli anni 70-75, se non sbaglio, è la riforma del diritto di famiglia. È interessante, abbiamo tirato fuori diverse date che spaziano all'interno di un secolo. Io le scriverei un po' così, secondo me. Allora, mettiamo perché giù. Questa è bello dato. La famiglia sono gli anni... È una percezione... Qualcuno diceva anni 70-75. Gli altri quali erano? Per me era più recente. Era 1920. 2017. Sì, quegli anni lì. Ok. Era stato detto anche 1920. Sì, anni sì. 1900. Cosa? Io mi ricordavo di una legge di questa abolizione del 1920, del 1919-20. Anch'io sono d'accordo con questo, sì, con la collega, perché per me si parla di quella lì del 1920. Quella lì. Si intende, però, quella. Quella che, sì. Perspettiva poi, ecco, quella del diritto di famiglia del 75-20, però. Ok. L'idea è quella di aiutare i ragazzi anche a confrontarsi tra di loro. Ovviamente voi avete molte più informazioni rispetto a loro, quindi sarà anche divertente capire quali anni, diciamo, state inserendo voi e quali magari inserirebbero loro. Divieto di licenziamento per le donne fino al primo anno del figlio. Questo è recente. Recente. Sarà inizio anni 2000, per una cosa così. Quindi mettiamo anni 2000?
Sì. Sì. Parità salariale uomo-donna. Questa non c'è neanche ora. Sono in certi ambiti. Noi parliamo, diciamo, di, da un punto di vista legislativo. Nel 48 con la Costituzione, nella Costituzione c'è scritto, poi non è realizzata, però la Costituzione lo prevede. Si prevede tante cose la Costituzione che poi non... Le lasciano questa data? No. Quale vogliamo aggiungere? No, secondo me 1948 è più, una più recente, io metterei. Alla fine del 1900, penso. Andiamo avanti? Sì, sì. Abolizione delle clausole di nubilato nei contratti di lavoro. Da. Questa mi è proprio oscura. Sì. Mio arrendo. Proviamo a mettere una data. Ma tanto le insegnanti e gli insegnanti siete voi, io voti non ne metto. Facciamo gli anni 60 o gli anni 70 che erano un po' più movimentati. Diritto di divorziare. Del 75. Sì. Quando c'è stato il referendum? No, 74. No? 74. Io metto insomma quello che sento, eh? Se volete aggiungere, aggiungiamo. Ci facciamo gli acquisti altri due diritti. Interruzione di gravidanza, l'aborto, anche questo. Quando si è votato? Quando si è votato? Nel anni 80? Io mi ricordo, anni 80, penso, sì. Alla dopo fine. Il divorzio. Sì, era sì dopo. Dopo. Abolito il delitto d'onore, ma quello... Ma è recente, non è di tanto. Ah, io penso negli anni nel 1960, spero che nel 70 l'avano già abolito. Ma io penso dopo, negli anni 80. A io penso dopo, guarda. Dopo. Dopo? Sì. Io credo dopo. Sì. Se ricordo qualche caso, sì. Sicilia, qualcosa. Sì. Ne hanno parlato anche da poco tempo fa, però non ricordo di preciso. Grazie. Può scorrere, io sono rimasta alla legge sull'interruzione di gravidanza e lo schermo non mi fa vedere oltre, c'ho la barra nera. Mi riesce di togliere e non vedo. Le abolito. Va bene così? Sì, grazie. Sì. Il referendum, quello sulla porta era del 78. Sì. No. Il divorzio è del 1970, mi sembra. La legge del divorzio era del 70 e l'interruzione 70. Di gravidanza del 78. Queste ce l'ho sicure. Delitto d'onore, niente, quello no. Allora, ovviamente questi sono alcuni dei diritti. Come vedete nel foglio ce ne sono anche altri. No? E sul lato destro
troverete praticamente tutte le risposte alle domande. Pubblico impiego nel 1919. Autorizzazione maritale. 19. Ovviamente all'interno del kit troverete anche la spiegazione di tutti questi diritti, quindi potrete anche leggerlo insieme ai ragazzi e quindi poi dare anche una motivazione a queste date, insomma che non rimangano solo date. Ok. Questa è un po' l'idea, diciamo, di come spesso la nostra percezione di raggiungimento di un diritto non sia, diciamo, reale da un punto di vista temporale. Qua ovviamente stiamo parlando di diritti un po', come vedete, un po' più, diciamo, datati, no? Stiamo parlando del 1919, degli anni 50-60. Se andiamo a scorrere all'interno, diciamo, dei diritti, mano a mano si vanno anche con i diritti più recenti, no? Degli anni 2000. Per esempio la tratta di persone, la riduzione in schiavitù diventano reato solamente nel 2003. Immaginiamoci, ai ragazzi, dovessimo chiedere quando è stata abolita la schiavitù, non immagineranno mai che è stata abolita dopo la loro nascita, no? Per alcuni. Ora no, forse i ragazzi di 12 anni no. Però, diciamo, per molti ragazzi che incontriamo anche nelle superiori, immaginiamo che più o meno alla loro età questo diritto. La mutilazione genitale femminile diventa reato solamente nel 2006. Per esempio, in Arabia Saudita e in Iran è stato abolito il divieto di guidare un veicolo solamente nel 2018. Quindi, diciamo, ovviamente, mano a mano che andiamo avanti con questi diritti, che sono un po', diciamo, cronologicamente messi in ordine appunto cronologico, vediamo come i ragazzi immagineranno che questi diritti siano stati invece raggiunti molti anni prima, mentre invece sono proprio recentissimi. Ok. Allora, riusciamo ad andare avanti o avete bisogno di un'altra pausa? Andiamo? Ok. Allora, mancano, diciamo, altri 4 moduli del kit didattico. 2 di questi riguardano appunto la violenza di genere. Anche in questo caso all'interno del kit troverete un allegato che è appunto... Purtroppo sono lenta nella condivisione degli allegati, ma o forse perché li ho tutti aperti. Però l'idea è un po' con i ragazzi sempre di capire che cosa loro conoscono e immaginano siano le diverse violenze, le diverse forme di violenza. Io spero sempre che voi possiate vederlo a schermo intero. Ditemi se è così. No, non si vede. Io no. No. Si vede, ma non a schermo intero. Dovrebbe mettere la presentazione all'inizio del... No, io per me... In modalità presentazione, perché... È in modalità presentazione, a voi non vi arriva così? No, noi vediamo la diapositiva selezionata e accanto tutte le altre diapositive nell'ordine. Ancora? Sì. Vabbè, mi sa che non va la presentazione perché io la vedo in modalità presentazione. Vabbè, ve la... Provo ad ingrandire qua il più possibile.
insomma, ci adattiamo. Comunque si legge, sì sì. Ok. L'unica allora, cosa è che deve selezionare via via diapositiva per diapositiva. Sì. Ok. Allora, ovviamente questa è la definizione della violenza, che è l'utilizzo intenzionale della forza fisica o del potere minacciato reale contro se stessi, un'altra persona, contro un gruppo o una comunità, che determini o che abbia un elevato grado di probabilità di determinare lesioni, morte, danno psicologico, cattivo sviluppo o privazione. Quando parliamo di violenza, prima che le andiamo a guardare un attimo insieme, che forme di violenza vi vengono in mente? Una l'avete intravista, secondo me. In famiglia, controllo da parte di tutte le figure che hanno potere nella famiglia, quindi dai padri, fratelli, mariti, ma anche conviventi, fidanzati, su tutta la sfera. È una forma appunto di violenza domestica, ma come tipologia, diciamo, di atto violento, quale tipologia di violenza conosciamo? Psicologica, poi che altro? Fisica. Qui si parla anche di privazione. Controllo della vita. Scelte. Andiamo un po' a guardare. Voi ditemi sempre se riesco ad andare avanti. Allora, parliamo appunto di violenza fisica, che è qualsiasi atto volto a far male o a spaventare la vittima, che ovviamente nei casi di violenza contro le donne e la donna, nella maggior parte dei casi procura lesioni. L'aggressione fisica non riguarda solo quei comportamenti che fisicamente ledono, ma si intende anche ogni atto fisico agito per spaventare e rendere in uno stato di soggezione e controllo da parte dell'aggressore. Ovviamente noi per violenza fisica intendiamo un po', diciamo, diamo un po' per scontato che siano quelle dei calci, degli schiaffi, dei pugni, quella che ovviamente creano appunto le lesioni che sono visibili, diciamo, anche all'esterno. In realtà per violenza fisica si intende anche tutte quelle forme che tendono a spaventare la donna che ci possa essere una violenza fisica. Ad esempio, prendere un piatto e scaraventarlo al muro è considerata anche una violenza fisica, perché ovviamente l'idea è quella di spaventare la donna che quel piatto possa non essere diretto al muro ma addosso. E quindi tutte quelle forme di violenza che in qualche modo sono volte a spaventare la donna di un'imminente aggressione fisica sono considerate violenza fisica. Qualcuno di voi prima parlava di controllo. Il controllo, per esempio, le intimidazioni fanno parte della violenza psicologica. Atteggiamenti appunto intimidatori, minacciosi, vessatori e denigratori da parte del partner, nonché tattiche di isolamento messe in atto dallo stesso. Le violenze psicologiche possono sembrare più difficili da definire, forse perché non lasciano segni evidenti. Si tratta in realtà di comportamenti ben riconoscibili che contribuiscono allo scopo di esercitare un controllo sulla donna, limitandone o distruggendone l'autonomia materiale e psicologico fino ad annichilirla. Ovviamente questa, per esempio, è una violenza anche molto frequente nelle giovanissime generazioni, quindi anche nelle prime relazioni tra gli adolescenti, perché hanno a che fare non soltanto con le mortificazioni o con le minacce, no? Che sono quelle un po' più scontate, ma anche con tutte quegli atteggiamenti volti ad isolare la donna o la ragazza, quindi non uscire con quella tua amica che non mi piace, non frequentare quel tuo amico maschio perché sono sicuro che il tuo amico maschio è interessato a te, non ho piacere che ti senti così tanto spesso con tua madre, perché tua madre non mi sopporta e quindi so che quando state al telefono è perché dovete parlare male di me. Cioè tutti quegli atteggiamenti che in qualche modo annullano un po' l'autonomia della donna, cioè come se la donna non avesse più controllo sulla propria vita, su quelle che sono le proprie azioni. Non fare questo, no, è inutile
che vai, perché tanto non ti prenderanno mai a quel colloquio di lavoro. È inutile che fai vedere i compiti a tuo figlio, tanto non sei brava. Cioè, tutto questo è violenza psicologica. La violenza sessuale, che è un'altra forma di violenza, ovviamente legata alla sfera sessuale, volti a costringere la donna ad agire o subire comportamenti sessuali non desiderati. La donna spesso impara ad usare il sesso per barattare la propria salvezza, arrivando ad accettare i rapporti sessuali per i seguenti motivi: evitare di essere picchiate, calmare il partner dopo un episodio violento, evitare che il compagno possa spostare la sua aggressività verso i figli. Ovviamente qua parliamo di relazioni tra partner. Ancora oggi si parla in molti contesti di doveri coniugali, cioè la donna deve avere rapporti sessuali col marito perché deve adempiere ai suoi doveri coniugali, e quindi in qualche modo anche questa è una forma di violenza sessuale. Anche in questo caso ci sono, diciamo, tra i giovani purtroppo anche molte forme di violenza sessuale. Subire, diciamo, delle minacce rispetto ai rapporti sessuali dal proprio fidanzato. Ad esempio, dei ragazzi raccontano di essere state costrette, per esempio, ma non costrette fisicamente, ma costrette psicologicamente ad avere rapporti sessuali magari sotto registrazione, per esempio, visive, audiovisive. Tutto quello che ha a che fare con la sfera sessuale, che non è una cosa che la donna ha piacere, ma che deve subire, e perché in qualche modo si sente volere in quel modo evitare altre ritorsioni, o perché in qualche modo, diciamo, si sente costretta a dover accettare queste, insomma, attività, tutto questo rientra nella sfera della violenza sessuale. Quindi non diciamo che nella sfera sessuale non è soltanto quello, il classico stupro che noi intendiamo, ma tutte quelle altre forme e sfumature diverse che però rientrano nell'ambito della violenza sessuale. La violenza economica riflette una serie di atteggiamenti volti essenzialmente ad impedire che la partner diventi o possa diventare economicamente indipendente, al fine di poter esercitare su di essa un controllo indiretto, ma estremamente efficace. Tale violenza riguarda tutto ciò che, direttamente o indirettamente, concorre a far sì che la partner sia costretta in una situazione di dipendenza e non abbia mezzi economici di sussistenza. È chiaro che una donna dipendente economicamente dal proprio partner ha molta più difficoltà di uscire da una situazione violenta. Un partner che ha un potere economico, perché è colui che porta lo stipendio a casa e gestisce economicamente come spendere i soldi da un punto di vista familiare, ha un controllo sulla partner. Nel 2021 abbiamo ancora degli uomini che danno 5 euro al giorno alle donne, con quei 5 euro devono fare la spesa e devono anche rendicontare come hanno fatto la spesa e che cosa hanno comprato. Ovviamente questa è una violenza, una tipologia di violenza economica. Ne esistono anche altre, ad esempio non permettere alla donna di lavorare, altrimenti i bambini crescono male, quindi è meglio che tu rimanga a casa con loro, perché altrimenti questi prendono delle deviazioni strane, quindi tanto lo stipendio nostro basta, è inutile che vai. Non permettere, diciamo, alla donna quindi di avere un'autonomia economica che le darebbe un potere che in questo caso l'uomo non vuole, insomma, dare. Tra questi, per esempio, abbiamo anche come, diciamo, tipologia di violenza economica anche, per esempio, fare delle spese, no? Prima, per esempio, vi dicevo 5 euro al giorno e poi il loro partner magari comprano la moto senza neanche magari condividere con la moglie o la compagna se è il caso di fare quella spesa oppure no. Tutto questo, diciamo, è una violenza economica, perché non rende la coppia paritaria nella gestione economica della famiglia e della coppia, ma li rende in una posizione asimmetrica. Tutto quello che è asimmetrico ovviamente non è paritario. All'interno delle slide ci sono anche i tassi, ovviamente, della violenza domestica da parte dei partner, quindi ovviamente è un quadro, diciamo,
orientativo della percentuale dei tassi di violenza domestica dei partner. Abbiamo anche le donne vittime di omicidio sia nel mondo che in Italia. Nel mondo 6 donne su 10, in Italia 8 donne su 10, quindi questo ci dice quanto il tasso, diciamo, di violenza domestica in Italia è più alto della media mondiale, che sono 8 donne su 10 sono state uccise in famiglia da parte di partner, da ex compagni o da un familiare. La violenza domestica, quando si parla di violenza domestica, dobbiamo tener conto che è fatta ed è strutturata su base ciclica, che spesso, diciamo, nasce all'interno delle relazioni, diciamo, amorose durante il fidanzamento, quando quindi, come dicevo prima, la relazione... Sento una... Sì. Questi dati, pensavo, mi è venuto in mente questo, no? Che il fatto che in Italia risulti comunque maggiore rispetto alla media mondiale, no, mi dice anche però che in alcuni paesi non è riconosciuto l'omicidio, ma che viene un po' tollerato come incidente domestico o altra roba, insomma, un po' mascherato. Dico bene? Sì, assolutamente, ci sono anche leggi differenti in Italia e nel mondo. È chiaro però che 8 donne su 10, diciamo, è un dato allarmante. Allarmante, è un dato... certo, non voglio sminuire, ci mancherebbe. No, in realtà era questo il senso, che comunque, diciamo, è una percentuale ovviamente, però comunque ci fa capire visivamente, no? L'immagine era un po' visiva di come, diciamo, 8 uomini donna su 2, diciamo su 10, perdonami, sono state uccise, quindi non perché se parliamo invece di violenza è una donna su 3 che subisce o ha subito almeno una volta nella vita violenza fisica, psicologica, insomma, di altro genere. Però sì, assolutamente, è chiaro che poi in Italia e nel mondo ci sono diverse anche leggi che stabiliscono, diciamo, che cos'è violenza contro le donne. Sì. No, ma questo non sminuisce la gravità della cosa, eh? No. Sì, è chiaro. Sì. Dicevo però, adesso penso di aver tolto le diapositive, però almeno così ho la possibilità di potervi guardare. Non so se vedete la diapositiva, l'ho interrotta, giusto? Sì. Sì. Ok. Qui dicevo che spesso il ciclo della violenza inizia quindi con la fase del fidanzamento, quindi quando un po' la coppia condivide certe premesse, come diciamo prima, sui ruoli maschili e femminili tradizionali. Il rapporto all'inizio, insomma, della relazione è un rapporto asimmetrico, quindi di non reciprocità. Dopo un po' di tempo le cose cominciano a funzionare male, un problema economico, una gravidanza, un litigio, una qualsiasi, diciamo, motivazione, anche spesso futile, danno il via alla prima forma di violenza, che spesso è di tipo psicologico. Perciò dicevo, è anche molto frequente tra i giovanissimi. Poi alla fine diventa appunto fisica. Il ciclo della violenza si instaura così, tende a peggiorare man mano con il passare del tempo. L'escalation, diciamo, della violenza si accumula sempre di più, facendo accumulare la tensione nelle interazioni di conflittualità tra l'uomo e la donna. La tensione continua ad aumentare e col tempo la donna prova e utilizza diverse tattiche per allontanarsi, quindi prova, diciamo, a attenuare la tensione che percepisce nell'altro, spaventata anche un po' da questa crescita della tensione che vede appunto nel proprio partner, che paradossalmente più vede che la donna prova, diciamo, ad allontanarsi, ad evitare o comunque a minimizzare, più invece tende ad aumentare, ok? Nel momento in cui si innesca, diciamo, la tensione arriva in maniera molto forte, esplode nell'atto violento. Si passa quindi alla seconda fase del ciclo, quella in cui appunto si realizzano gli episodi di violenza più gravi. Davanti a questi episodi di violenza più gravi esistono diverse reazioni. O il momento in cui le donne, per timore, diciamo, per la propria incolumità fisica, tendono a denunciare,
sono quelle che si chiudono in casa per evitare che il mondo esterno veda, diciamo, che cosa sta succedendo. Dopo, diciamo, questa escalation e dopo l'esplosione della violenza, arriva il momento definito di luna di miele. È il momento in cui la fase, insomma, di luna di miele è il momento in cui si manifesta da parte dell'uomo il sentimento di pentimento. Mi sento in colpa per quello che ho fatto, non volevo farlo, non ero in me, e quindi mi metto un'altra volta in una modalità affettuosa, che era un po' quella dell'inizio della relazione, perciò poi si chiama luna di miele, no? Un po' a andare in qualche modo a ripercorrere le fasi iniziali della relazione, quando era tutto bello, il momento in cui si regalano i fiori, è il momento in cui si fanno complimenti, e la donna in quel caso immagina che sia l'uomo, diciamo, l'uomo che è accanto, immagina che sia quello delle carezze, quelle dell'affettuosità, insomma, appunto della luna di miele. Ovviamente la luna di miele dura fino a che poi non ricomincia l'aumento della tensione. Quindi la violenza contro le donne, la violenza domestica, quindi ad opera appunto di familiari, ex partner, eccetera, è un fenomeno ciclico. E spesso, diciamo, il lavoro anche importante da fare è immaginarsi che quando ci si incontra una donna durante la luna di miele è proprio quello di in qualche modo prospettarle che la luna di miele, diciamo, ha una vita breve, perché ricomincerà di nuovo il ciclo della violenza fino a quando non c'è qualcuno o qualcosa che la interrompe. Quindi è ciclica. Quando parliamo di violenza domestica parliamo anche di violenza assistita. Io mi rendo conto che sono anche in questo caso degli argomenti anche molto forti, no? da parlare anche con i ragazzi. Vi posso assicurare che in alcune classi, anzi in molte classi, dove siamo andati a fare degli incontri proprio sulla violenza contro le donne, ci sono state tantissime situazioni anche raccontate dai ragazzi che la vivono quotidianamente e che spesso però, diciamo, tendono a in qualche modo nascondere. E sono ragazzi che spesso tendono, diciamo, o a fuggire da queste situazioni o a volte, diciamo, a reagire, spesso anche con violenza. Ci sono stati ragazzi che ci hanno, per esempio, raccontato che spesso diventano violenti nei confronti dei padri per reagire, diciamo, alla violenza domestica assistita. Quindi anche in questo caso l'idea è sempre che voi possiate in qualche modo comprendere quali sono le informazioni che hanno i ragazzi, dare delle informazioni per poter anche in questo caso sensibilizzare su quanto delle modalità relazionali siano disfunzionali, che non siano, diciamo, non vanno normalizzate, anche se quella è la loro magari normalità, perché ovviamente quello che succede a casa diventa la norma in qualche modo per i ragazzi. Quindi da un lato, diciamo, è informarli su quello che sono relazioni sane e non sane, spesso portando anche delle esperienze loro personali, no? Che insomma, di relazioni anche nei primi momenti dell'adolescenza, quando si esce e si può uscire solo con me, quando il ragazzino accompagna la ragazzina a casa, poi lui può uscire con gli amici e lei invece deve rimanere a casa, cioè quando per una qualsiasi, diciamo, forma o diciamo esperienza c'è una disparità e c'è una asimmetria nella relazione. Leggo delle mani avanti, delle mani alzate, quindi ditemi. Donatella. Non ti si sente, Donatella. No, l'avevo alzata prima, poi ero intervenuta e non l'avevo tolta. No. Ah, ok. Era precedente. Ah, perché io ti avevo invece sopra lo schermo con la manina alzata. Quindi non. Ok. Allora, per questo, diciamo, compito, cioè per questo modulo, scusatemi, c'è da fare una simulazione con i ragazzi o il completamento di una storia. Questo, anche questo, diciamo, è lasciato alla vostra libertà più totale. È chiaro che voi conoscete i ragazzi che avete davanti,
In alcune situazioni avete più informazioni, in altre ne avete di meno. È chiaro che, diciamo, anche in quel caso affrontare quelle che possono essere le situazioni di violenza domestica è delicato, è una situazione molto delicata. Voi che ne pensate rispetto a questo? È un po' complicato, perché è come entrare in ambito familiare, mentre a me, ecco, non parlare so di omosessualità in generale, parlare di questo si farà, perché è chiaro che va fatto, però è un po' più particolare, perché chiaramente le famiglie hanno problemi, non esiste una famiglia senza problemi, quindi quando si parla di questi argomenti si creano dei disagi per i ragazzi, ecco, si vede subito il faccino che ti cambia espressione o una cosa, e quindi a volte è complicato, ecco, parlare di certi argomenti, perlomeno per la mia esperienza. Però magari possiamo anche essere quelli che li hanno salvati da alcune situazioni, perché è difficile che in altri ambiti se ne parli. No, no, sono d'accordo, la scuola deve un po' fare, diciamo, da punta in tutte le cose e, insomma, essere in grado di parlare di tutto, perché dobbiamo confrontarci con quello che è internet, con quello che sono programmi televisivi, quindi chiaramente ci avremo molta più delicatezza noi che non dei messaggi su internet o su dei messaggi sbagliati, ecco, su questo sono d'accordo, la scuola assolutamente non deve creare tabù, non deve dire no, questo non si può dire, di questo non si può parlare, secondo me da dargli la libertà di parlare di tutto, ecco, fargli crescere in questa consapevolezza. Diciamo che una buona premessa è quella di parlare in generale, no? Anche con loro, cioè nel senso di in qualche modo riflettere e condividere insieme quello che conosciamo, magari perché l'abbiamo sentito alla televisione, perché magari l'abbiamo sentito dire, non perché necessariamente deve essere qualcosa che riguarda la nostra sfera familiare, no? Lasciando in modo ai ragazzi non dover per forza necessariamente entrare nel proprio contesto familiare intimo. Nel modulo, che poi in realtà sono due moduli sulla violenza di genere, c'è una prima parte in cui è un po' quello che diceva prima Laura, no? Un po' sono date delle affermazioni a cui i ragazzi viene chiesto in un modo carino e anche in quel caso fisico di scegliere se sono d'accordo o in disaccordo con delle affermazioni, con degli stereotipi che riguardano appunto la violenza, con l'idea appunto di sfatare una serie di informazioni che però sono errate rispetto alla violenza. La seconda parte invece è una simulata, anche in quel caso l'idea potrebbe essere di inventare una storia, non necessariamente dover raccontare la loro storia. È chiaro che così facendo si danno comunque delle informazioni su che cosa, diciamo, è sano e che cosa non è sano, perché spesso, diciamo, il mancato confronto con l'altro, ma questo succede anche per esempio quando noi lavoriamo con le donne, no? E che sono comunque un po' più adulte rispetto ai ragazzi di scuola media. Ci sono delle donne che si riconoscono di stare all'interno di una relazione violenta solo quando hanno cominciato a sentire dalle altre donne qual era la loro modalità di stare in relazione con l'uomo. E quindi dire, ah ok, ma quindi esiste anche un'altra modalità di stare in relazione, non è solo questa. Io conoscevo solo questa perché magari è quella mia, magari è stata quella di mia madre e mio padre, perché ovviamente la violenza di genere, la violenza contro le donne è una violenza che si trasmette di generazione in generazione, quindi una bambina vittima di violenza contro la mamma è una bambina che ha più probabilità, non è per forza destinata, ma sicuramente ha più probabilità di diventare una donna vittima di violenza, così come un bambino che assiste alla violenza domestica ha più probabilità di diventare un uomo violento. Quindi la molte delle donne che vivono una situazione violenta non sanno che quella è una cosa non sana, non normale, perché l'unica che conoscono è una modalità relazionale che hanno da sempre vissuto, fin da quando erano bambine, nell'età adulta hanno trovato un partner simile al padre, perché sanno che magari l'amore passa anche per lo schiaffo.
L'amore passa anche per la mortificazione. Loro hanno conosciuto quella tipologia di amore. Quindi si rendono conto che è una relazione non sana solamente quando riescono a confrontarla con quella dell'altra. E quindi potersi anche dire, ma quindi esiste anche quest'altra possibilità, ma esiste anche quest'altro modo di stare in relazione. Quindi questo ovviamente stiamo parlando di donne, di adulte. Immaginiamoci le ragazze che stanno alle prime esperienze sentimentali, alle prime relazioni con coetanei, che non sappiamo quale modello relazionale hanno acquisito a casa e quindi non sappiamo con quale modello si stanno paragonando. La possibilità di potersi confrontare con quelli che sono i diversi modelli relazionali, esiste questo, però ne esistono anche altri. Dà la possibilità di poter riconoscere, a volte anche subito, quelli che possono essere anche campanelli di allarme di una relazione violenta. E spesso tra le ragazzine c'è molto questo. Se mi controlla il cellulare, se vuole leggere i messaggi che mi mandano, se io non posso ricevere un messaggio che lui non legga, probabilmente questo è un campanello di allarme che mi farà capire che sto entrando in una relazione non sana e che potrebbe sfociare, perché poi non è detto che sfocia, ma potrebbe sfociare in una relazione violenta, con anche un'escalation della violenza che sarà sempre più forte, con delle privazioni maggiori, con degli isolamenti maggiori e con anche delle forme di violenza fisica. Quindi conoscere anche quali sono le tipologie. A volte i ragazzi raccontano anche storie di amici, amiche, di loro coetanei, a cui, insomma, di relazioni a cui assistono al di fuori magari anche del contesto scolastico, che diventa poi un modo per poter ragionare insieme su cosa, diciamo, va bene e cosa non va bene. Noi, diciamo, in una recente formazione fatta anche con le emozioni, si parlò per esempio di gelosia, di quanto la gelosia è, ma professore, se è geloso è innamorato. E ci sta che la gelosia può essere un aspetto della relazione amorosa, ma fino a che punto io accetto la gelosia dell'altro? Fino a che punto la gelosia è una sana gelosia e non diventa qualcosa che in qualche modo priva me di una libertà d'azione? E ragionare con loro su questi aspetti è fondamentale, perché li aiuta proprio anche a leggere, non soltanto a vivere all'interno delle relazioni, ma anche impararle a leggere che in quale tipo di relazione stanno, quale tipo di relazioni vedono al di fuori, non per forza a casa, ma anche, diciamo, no, tra i loro coetanei. E quindi, diciamo, può essere uno stimolo per ragionare insieme. Manola. Sì, volevo semplicemente aggiungere che per esperienza personale, siccome spesso tratto con le classi di questi temi, mi è capitato, parlando sempre in generale, raccontando esperienze di conoscenze personali, senza guardare nessuno in particolare, ma stando attenta alle reazioni dei ragazzi in classe, e poi mi è capitato che mi venissero ad accettare in privato per raccontarmi esperienze personali o appunto chiedermi anche aiuto. Mi è capitato anche che qualcuno mi chiedesse aiuto, e quindi ho visto che è una modalità che funziona, senza che non tutti poi se la sentono di parlare davanti agli altri, di mettere, specialmente, insomma, io ho abbastanza esperienza in un piccolissimo centro dove c'è una pluriclasse, e quindi, insomma, dove tutti sanno tutto di tutti e tutti fanno finta di non saperlo, quindi sono anche situazioni dove effettivamente mettere in piazza le proprie problematiche non è sempre facile. Non siamo nella grande città dove è un male, ecco. Sì, questo è un po' anche lo stesso concetto che si parlava prima di identità e genere, no? A volte anche autorizzare il parlarne è necessario come obiettivo principale, oltre a dare dei contenuti, anche la possibilità di poter trovare un luogo che non si spaventa, per quanto, diciamo, poi ascoltare la denuncia di alcuni ragazzi o in qualche modo percepire che qualche ragazzo ci sta raccontando qualcosa, è chiaro che spaventa, no? Che ci lascia un po', no? Adesso che faccio con queste informazioni?
Però è anche vero che poi i ragazzi sanno che c'è qualcuno, qualche adulto a cui questa cosa la possono raccontare. Non so se ci sono altri commenti. Maria Grazia. Io ho la fortuna di insegnare nella stessa scuola da 20 anni. E è un paese, una scuola di paese, ha soltanto due sezioni, quindi conosco benissimo tutte le famiglie, anche perché vivo a 10 minuti di distanza dalla scuola e quindi conosco bene il paese. La cosa che mi è venuta tante volte in soccorso è stata la lettura, per esempio. Gli insegnanti di lettere sono avvantaggiati in questo, perché dalla lettura di un brano, dalla lettura di un testo, addirittura io lo scorso anno con il progetto Leggere Forte, anche questo della Toscana, abbiamo scelto proprio un libro ad hoc, e quindi è stato importante questo. E vengono fuori poi anche con il classico tema, con il commento che si dà alla fine di un brano di antologia, vengono fuori tante cose importantissime. E appunto, come diceva prima la collega, tanti casi, non dico che si siano risolti, ma sono emersi proprio grazie a questo, perché i ragazzi hanno bisogno poi di qualcuno con cui parlare, con cui confidarsi, e sanno che gli insegnanti sono sempre disponibili a questo. Quindi approcciarsi in questo modo, secondo me, è ancora più semplice e più facile per noi insegnanti. Sì, diciamo che la simulata lavora molto anche rispetto al riconoscimento delle emozioni, no? Cioè, nel senso, rappresentare un personaggio con tutto il suo agito, che in qualche modo però comunica uno stato emotivo che non sempre è scontato. Aiuta anche i ragazzi a riconoscere i diversi stati emotivi, sia per chi partecipa attivamente alla simulata, sia anche per coloro che assistono alla simulata. E ci può permettere anche, nel momento in cui facciamo la domanda cosa avreste fatto, che cosa si può fare, anche dare a loro gli strumenti, no? Che possano essere, quanti di loro conoscono per esempio il 1522, che è il numero nazionale, no? Quindi dico, a volte questo ci permette anche di dare loro delle indicazioni su cosa fare, che cosa avremmo fatto. Magari qualche ragazzo non avrebbe fatto niente, e va bene, è una reazione, c'è uno stato emotivo dietro quella reazione, e poter riconoscere le emozioni è un passo fondamentale, perché al di là poi della fuoriuscita dalle situazioni di violenza, che ovviamente quello poi è tutto un procedimento altro, in questo caso l'obiettivo è quello di prevenire le forme di violenza. Cioè, un ragazzino che è in grado di riconoscere una relazione violenta, di comprendere i diversi stati emotivi che provano i diversi protagonisti di una scena violenta, molto probabilmente ha degli strumenti in più per non poter riproporre quella stessa relazione. Quindi al di là poi, no, delle denunce, insomma, eccetera, dove poi a quel punto come scuola si può accedere anche a tutta una serie di risorse, di professionisti, insomma altri che ci possono aiutare nella gestione di una denuncia da parte di un ragazzo o da parte di una ragazza. Ma l'idea è anche quella di prevenire una relazione violenta, e quindi dare tutte queste azioni e sviscerare con loro anche tutti gli stati emotivi li aiuta anche a comprendere e a leggersi di più. Perché la maggior parte delle relazioni violente hanno a che fare appunto con la perdita del controllo. Nel momento in cui l'uomo non ha più controllo su quella donna che è ritenuta di proprietà, ovviamente fa qualsiasi cosa per poter riprendere il controllo su quella donna, che possa essere la mortificazione, se basta la mortificazione, fino all'atto violento fisico. Quindi, perché però io, quando perdo il controllo, vado in escandescenza? Che cosa succede quando perdo il controllo? Ma posso avere il controllo di tutto? Io non posso avere il controllo di tutto. Posso avere il controllo su alcune cose, ma non posso avere il controllo di tutto, e soprattutto non posso avere il controllo su di un'altra persona. Quando perdo il controllo proverò qualcosa però. Il mio stato d'animo, leggere il mio stato d'animo, e piuttosto che soltanto che cosa sto perdendo, ci permette di lavorare sul mio stato d'animo
e non sul riprendere il controllo dell'altra persona. Quindi questo è un lavoro ovviamente di prevenzione, però sto andando veramente molto poi dentro tutta una serie di aspetti, no? Però l'idea è un po' farvi, diciamo, comprendere che nel kit, attraverso insomma le due attività presentate, l'idea è dare le informazioni ai ragazzi, sensibilizzarli rispetto all'argomento, fargli sperimentare quelli che possono essere gli stati emotivi legati anche a delle situazioni violente e capire con loro che cosa conoscono di quell'argomento e quali possono essere le alternative alla gestione dello stress, alla gestione della frustrazione, alla gestione della perdita di controllo. Perché poi da loro escono le diciamo, soluzioni. Vedo delle mani alzate, ma forse sono sempre quelle vecchie. Maria Grazia, o l'hai rialzata? No, mi scuso. No, no, tranquilla. Ci sono altri commenti o altre domande, altre riflessioni? Comunque volevo dire anche che lo sportello psicologico aiuta molto le scuole in queste situazioni e insomma poter contare anche una volta a settimana sulla possibilità sia per noi insegnanti ma soprattutto per i ragazzi. Questo è importantissimo. Noi non vorremmo più fare a meno di questo, perlomeno nella nostra scuola. Ok, diciamo che l'argomento è abbastanza pesante. Ci facciamo l'ultima parte o avete bisogno di una pausa? Ditemi voi, magari... Se abbiamo bisogno di una pausa, altrimenti finiamo prima. Ditemi voi. Io per me io sarei prima. Sì, penso un po' anche per me. Ok. Tanto comunque io avrei finito prima perché 5 ore dalle 9 fino alle 2 non si è così crudeli. Soprattutto con la stessa persona davanti allo schermo. Quindi comunque avrei finito prima. Allora... Negli ultimi due moduli invece vengono passate in rassegna l'aspetto della comunicazione e del linguaggio appunto di genere. Vengono diciamo, trattati in due modalità differenti. Una prima parte diciamo, è focalizzata a, da un lato, la mancanza di rappresentazione femminile in molti contesti, per esempio di manuali, giornali, insomma storici anche, no? Parliamo per esempio di quante donne scienziate troviamo nei manuali, quante donne artiste piuttosto diciamo no della storia rientrano all'interno dei manuali scolastici e dall'altro quanto invece all'opposto veniamo bombardati da immagini femminili all'interno insomma dei giornali, delle riviste attraverso una mercificazione del corpo femminile che deve essere un corpo sempre perfetto, sempre al top, sempre in forma, sempre bello e desiderabile. Quindi un po' questo contrasto che può essere fatto sia aprendo dei manuali di libri scolastici o comunque chiedendo ai ragazzi un po' di analizzare quali sono le diverse figure che appaiono in, da un lato insomma nell'ambito scolastico di manuali eccetera e dall'altro invece all'interno dei contesti un po' più dei mass media. L'idea diciamo nella prima parte è quello di creare insieme ai ragazzi un collage, in realtà è un cartellone pubblicitario di empowerment femminile, cioè ragazzi verrà chiesto attraverso insomma l'acquisizione di immagini femminili delle riviste un po' di capovolgere il significato e l'immagine che viene data alla donna e quindi se da un lato c'è una donna in qualche modo mercificata, insomma standardizzata nelle immagini che vengono date, l'obiettivo con i ragazzi è di capovolgere questo messaggio, quindi creare un cartellone pubblicitario di empowerment di genere e di diciamo, confrontarsi con loro e analizzare anche un po' le difficoltà che incontrano nel fare questo compito, perché non è facile creare un cartellone di empowerment quando nelle riviste, diciamo, in generale
la donna, diciamo, ricopre bene o male sempre quei ruoli standardizzati e stereotipati. Quindi troveranno tantissima difficoltà, però questo ci permetterà poi con loro di affrontare questa tematica. Nell'altra parte, insomma, del modulo invece si fa riferimento invece alla comunicazione grammaticale e lessicale di genere. Spesso, diciamo, non c'è un linguaggio attento al genere, lì dove c'è non sempre viene utilizzato. Stiamo parlando per esempio di termini che non si utilizzano anche se esistono, il ministro o la ministra, avvocato o avvocata. Se esiste la parola, perché non la dobbiamo utilizzare? E spesso il non utilizzo e la non attenzione appunto del linguaggio di genere dà, diciamo, poi a degli errori anche da un punto di vista concettuali. Immaginiamo quando leggiamo un articolo di giornale con scritto "il ministro ha partorito", cioè c'è un qualcosa che ci stona, no? Se il ministro come ha fatto a partorire? Oppure per esempio altre forme di comunicazione in cui io faccio degli esempi anche di articoli che troverete all'interno del kit degli allegati, del kit didattico, in cui per esempio si crea l'articolo sul bonus babysitter, esulteranno le mamme. Ma perché? Possono esultare anche i papà? No? Quindi ci sono, diciamo, delle comunicazioni che in qualche modo veicolano degli stereotipi di genere. Le mamme devono esultare per il bonus bebè, il bonus babysitter, non i papà. Quindi ancora oggi ci saranno una serie di articoli che ho inserito come allegati. Ovviamente anche in questo caso sentitevi liberi di prendere altri articoli, modificarli, aggiungerli, cioè il kit didattico deve essere, diciamo, una griglia di base che voi dovete e potete adattare rispetto al target che avete di fronte. Dipende magari, per esempio, che ne so, nel paese accanto, in città, è successa comunque una situazione che è uscita sul giornale, possiamo utilizzare quella. Cioè non è prescrittivo il kit che dovete utilizzare quell'articolo perché altrimenti non va bene. Potete tranquillamente utilizzare anche articoli che preferite voi. Quindi l'idea è un po' quella. Vi faccio vedere un video. Che è sempre inserito all'interno del kit. Poi lo commentiamo e ci salutiamo. Magari facciamo, insomma, vi lascio spazio a qualche altra domanda, anche se l'abbiamo fatta durante un po' il corso, quindi mi immagino soltanto rispetto all'ultimo pezzo, però poi ci apprestiamo a chiudere. Allora. Questo è un video molto carino, che in genere fa sempre sorridere tutti. Lo vedete? Sì, sì, sì. I always wanted to be a model. I was obsessed with it. I mean, I read every fashion magazine from the time I was 12, and then I started doing little local bridal fashion shows in my hometown for about $20 a show, but I never thought I'd do it. I always wanted to be a model. Yeah, I'm really happy. It's one of the really wild little girls. I love her. I've got a huge collection. Girls just like having. Always been my favourite place to come, really. The whole world, I think, if I was to have a party anywhere. I always wanted to be a model. How you can't say whatever the people like that. I hope they love it. Well, I've been with Tommy for 14 years now, which is longer than my marriage. So really, Stephen and I joke that I am married to him. It's been a long, successful marriage. I think that, you know, I started out just
I've been involved with the constellation for years, and this new incarnation of the classic constellation is just more modern, contemporary. Look at that watch. So there's, you know, of course, the traditional elements of the claws, but they're a little bit heavier, but so it gives it a more contemporary look. There's a little more gold on the dial. So just, you know, I can't. You'll recognize it as a constellation, but it's the name of the group. Ok. Vorrei rivedervi, non vi rivedo. Ok. Ora sì. Che ne pensate di questo video? Divertente, divertente, sì. Mi sono chiesta se qualcuno è andato a chiedervi se si sentivano bene oppure no, perché ho visto che tantissimi hanno semplicemente ignorato. C'era quella discesa a sirena sulla panchina e credo ci sia stata aggiornata senza che nessuno l'abbia nemmeno guardata. Quella che rotolava per terra invece qualcuno. Sì, diciamo che le reazioni sono un po' varie, no? Nel senso c'è chi rimane scioccato, chi rimane là imbarazzato anche dalla situazione, chi ha chiamato la sicurezza, oh, tipo quella là del McDonald's, che insomma quasi che cosa stava facendo, insomma andava chiamata la sicurezza. Come se poi queste posizioni, queste pose, no? Così come la chiama l'autrice di questo lavoro, di questo esperimento un po' sociale, volesse un po' provocatoriamente in qualche modo far comprendere quanto alcune pose che noi nella vita quotidiana reputiamo imbarazzanti, assurde,
quasi ridicole. Cosa? Ridicole. Ridicole, la caduta nel ridicolo proprio. Sì. Poi invece se apriamo i nostri, le nostre riviste sono la normalità. Quindi in che modo poi il messaggio riguardo appunto anche in questo caso le pose, ma in generale diciamo la donna è molto contraddittorio tra il messaggio che si vuole dare e la realtà. Se noi nella realtà, diciamo, la donna al mercato con la borsa in fronte, pensiamo che non stia bene con la testa. Se vediamo una modella sulla rivista con la borsa in fronte, magari metteremo, soprattutto i giovani, 10.000 like. Ma perché la modella ha un corpo particolare, e ha accessori, indossa abiti di lusso, di firmati comunque, che fanno parte di questo mondo... In quel caso la posa non ci disorienta, la posa non ci stupisce, non ci indigna, non ci spaventa. Ma perché è etichettata, no? Cioè, c'è un'etichetta entro la quale deve soggiornare questa figura e quindi è lì. Nel momento in cui viene decontestualizzata, portata nella realtà, nella normalità, ovviamente cade nel ridicolo perché non ha nemmeno più il senso. Il senso dell'espressione della modella è sexy, è ammiccante e riproduce lo stereotipo appunto, ma non solo femminile, perché ora questo bellissimo tra l'altro spot, insomma, cortometraggio è stato realizzato sul piano femminile, ma sicuramente ci saranno anche stereotipi maschili, no? In cui si vedono questi muscoloni, questi uomini che hanno in mano, che ne so, strumenti particolari che ricalati nella realtà quotidiana, anche loro cadono nel ridicolo. Quindi è l'abbandono di quell'etichetta, di quello stereotipo, e poi diventa ridicolo nella banalità, improbabile, impensabile. La domanda poi provocatoria, diciamo che è un po' anche forse l'obiettivo dell'autrice, è un po' dire perché dobbiamo creare modelli che contestualizzati nella nostra vita quotidiana non sono adattabili. Perché? Cioè un po' provocatoriamente, quei ragazzi, questo, no? è l'idea. Cioè chiedere a loro che idea si sono fatti su questo, cioè perché la modella può assumere una posa, diciamo, che nella vita quotidiana nessuno di noi assume, alla quale però in qualche modo io mi ispiro perché è una modella, no? Perché è simbolicamente, diciamo, poi l'idea della perfezione, della bellezza, della marca, come dicevate prima, però perché mi devo ispirare a qualcosa che è adattato al mio contesto? Non è, cioè, è assurdo, no? È ridicolo, è perché? Perché non posso immaginarmi una modella che può essere reale, che può essere una taglia 42, ma come potrebbe essere una taglia 50, che potrebbe essere, diciamo, la stessa cosa per gli uomini, ovviamente, e reale perché è adattabile e contestualizzabile nella mia vita di tutti i giorni. Questo rientra anche nella ricerca del mito, della mitizzazione, dell'eroe, del visualizzare, del bisogno che c'è dell'eroe, no? Dal calciatore alla modella, a questi stereotipi che ormai condizionano la nostra esistenza, ma comunque fa parte proprio dell'essere umano nella ricerca di una figura sopra le righe, insomma, ecco. Assolutamente. È anche vero che un po' l'idea è quella di stereotipare queste immagini, scusami, destereotipare queste immagini, no? Di costruirle, certo, in qualche modo, e renderle anche un po' più accessibili, altrimenti l'idea è che io per essere in questo caso ragazza, ma per poter essere una ragazza riconosciuta socialmente, devo essere una taglia 42, devo essere alta almeno 1,60 m, devo essere col capello lungo, devo essere così, devo essere così, per poter essere socialmente accettabile.
Vero. Scusate, per me però capita un po' troppo spesso nel mondo femminile questo, piuttosto che in quello maschile. Pensate alla pubblicità dei materassi. Io non ho mai visto una pubblicità di un materasso con un uomo in pigiama, corto o lungo che sia, si vedono soltanto donne seminude nella pubblicità di un materasso. Cioè, una cosa banalissima proprio, non c'è nemmeno dietro uno studio. Però ecco, queste donne messe lì, belle donne, belle ragazze. Però ecco, mi sembra che sia più facilmente adattabile questo stereotipo al mondo femminile che non a quello maschile. Ma se immaginiamo anche per esempio alcune pubblicità dei detersivi, no? Sicuramente un passo in avanti è che molte pubblicità oggi hanno come protagonista la figura maschile, ma tendenzialmente è rappresentata come quello non in grado di pulire, certo, che ha bisogno della formula magica, diciamo del detersivo super fantastico, perché altrimenti o torna la moglie o torna la mamma e lo massacra. Quindi per quanto abbiamo inserito immagini maschili, però l'abbiamo inseriti come quelli non in grado di pulire, non in grado di cucinare. Mentre invece nel momento in cui c'è la donna a pubblicizzare un prodotto, un detersivo, un alimento, eccetera, ecco lei che invece riesce. Quindi anche lì dove in qualche modo si è creato un tentativo di inserimento anche del maschile rispetto alla cura della casa, alle pulizie, eccetera, comunque quell'immagine è ancora fortemente stereotipata. Quindi ci deve essere la vicina che ti porta il pacco di pasta, perché tu, poveretto, non sei in grado neanche di fare la spesa e avere un pacco di spaghetti. Quindi è la vicina che dal balcone non ha niente da fare se non guardare te, che poveretto non sei in grado di cucinare, e arrivare in soccorso dandoti il pacco di pasta. Cioè, quindi nonostante, diciamo, dei progressi, poi è la stessa pubblicità che tanti anni fa faceva vedere l'uomo, diciamo, in giacca e cravatta con la borsetta e la donna che stirava col grembiule. Cioè, non ci siamo allontanati tantissimo. All'interno del kit, sempre negli allegati, troverete le diverse, per esempio, pubblicità, no? Delle diverse immagini che si possono utilizzare con i ragazzi anche un po' per commentare. Qualcuno stava dicendo qualcosa? No, dicevo, non ce l'abbiamo fatta nemmeno con Mastro Lindo, no? Che era il genio del pulito, perché in realtà è diventato un simbolo gay parecchio importante, quindi figuriamo. Era una battuta, però è vero questo, l'abbiamo utilizzato come simbolo dei gay. Scusate, questo rientra un po' anche in quella distanza che c'è tra, come si diceva prima, anche delle leggi, tra fatta la legge e poi la percezione che si ha del cambiamento che sta avvenendo. E anche questo nella pubblicità si vede bene in realtà. Poi siamo in Italia, io dico sempre che cambiamo nome alle cose per non cambiare poi la sostanza delle cose. Perché gli cambiamo il nome, però poi rimane tutto costantemente inalterato. Quindi per esempio da un punto di vista lessicale mi viene da pensare che ci sono tutta una serie di parole con cui si offendono costantemente le donne che non esistono a livello, non hanno una contropartita a livello maschile. Gli uomini vengono offesi con le stesse parole che offendono le donne, quindi offendendo relativamente chiaramente le mamme, le nonne, le zie e quant'altro si possa. Quindi in realtà cioè, la parità di genere già è deficitaria a livello di lingua, ma non a livello di lingua italiana, a livello di lingua mondiale. Quindi già dovremo lavorare da lì. Ecco. Ma una donna incinta aspetta sempre un bambino, mai una bambina. Sì, il maschile plurale, diciamo, per... riferirsi, diciamo, a uomini e donne si utilizza il maschile plurale. Certo. No? Questa è proprio la base, uno dei forse dei primi aspetti su cui si è cominciato a dire qualcosa. Da questo, ovviamente, più lessicale, fino, diciamo, anche agli aspetti di definizione
diciamo, caratteristiche anche legate al maschile e femminile. No, io, per esempio, quando si dice al maschietto sei una femminuccia, in senso denigratorio. Cioè, perché darti della femmina deve essere denigratorio? Così come il dare del maschiaccio alla donna deve essere denigratorio. E questo è, diciamo, una modalità verbale violenta, sicuramente non paritaria da un punto di vista di genere. Quindi questo un po' per, insomma, per darvi in linea generale l'idea del kit. Ovviamente nel kit ci sono tutti gli approfondimenti, tutti gli allegati che avete visto e ovviamente anche tanti altri. Non è facile, non è, quindi vi faccio gli auguri di buon lavoro con i ragazzi. E, ovviamente, diciamo, non so se ci sono altre riflessioni, altre domande, altri dubbi. Sicuramente noi siamo a disposizione eventualmente anche in corso d'opera tramite anche Giovanna, e anche tramite gli altri. Sicuramente noi siamo reperibili, ecco, non scappiamo. Quindi se qualsiasi, diciamo, dubbio avete anche rispetto all'utilizzo del kit, ovviamente siamo sempre a disposizione. Detto questo, vi faccio veramente l'augurio di un buon lavoro, di un buon anno anche scolastico, che speriamo sia diverso da quello passato. E se non ci sono altre domande, io vi saluterei e vi farei, diciamo, andare via prima. Grazie. Grazie, Grazie. Grazie. Arrivederci a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Buona giornata, arrivederci.